Buongiorno, grazie di nuovo. All'inizio vi ricordo era motivato da ragioni fisiche e poi quasi subito ha innescato questo lavoro di Tate, in particolare Tate Tabulation, cioè la classificazione dei nodi che praticamente da subito si è rivelata molto difficile. Nell'idea di Kelvin, vi ricordo, era un lavoro da fare in qualche anno, 4-5 anni. Avevano Kelvin, in particolare con Tate, avevano in previsione la pubblicazione di 5 volumi su tutto lo scibile, la sistematizzazione di tutte le teorie fisiche in 5 volumi. Bene, questi volumi ovviamente non videro mai la luce, si fermarono al primo e mezzo. E il primo volume fu così importante che il mio supervisore a Cambridge, Moffat, ancora studiò su quel volume lì come uno dei testi, diciamo, di riferimento importanti, di fondamenti, diciamo, chiamiamola, della fisica matematica, diremmo oggi. E ovviamente il programma di Kelvin si arrestò, il programma di Kelvin e Tate, perché ricordo Kelvin aveva il nome T. Thompson e Tate. E c'era lo slang, che è rimasto ancora a Cambridge agli anni in cui ero studente, del volume, a tutti si riferivano al TNT Prime, T e T Primo, i due coautori. Beh, questo programma si arrestò, ma per le difficoltà, da un lato, della dinamica dei vortici e dall'altro della tabulazione di Tate. Tate comunicò dopo un anno e mezzo che c'erano grandi, grandi lavori da fare, dopo 10 anni questi lavori continuarono e dopo 20 anni abbiamo visto le difficoltà della tabulazione subito con la classificazione dei nodi e con l'uso di questo numero di legame che pure era un importantissimo contributo. Ci siamo fermati alle mosse di Reagan-Master. Vi ricordo che queste mosse, che sostanzialmente codificano da un punto di vista matematico quello che noi facciamo manipolando questi oggetti, queste corde annodate, eccetera, sono mosse del 1900, più o meno 10-14, e Reagan-Master, ahimè, non citando per nulla tutto il lavoro svolto da Tate e da altri autori inglesi, è come se avesse congelato la teoria dei nodi a se stesso, in qualche modo, agli anni del Novecento e seguito. E vi ho anticipato ieri che in realtà è grazie a Conway nel 70, 1970, Conway, un grande matematico americano, riscopre, a dire la verità non so neanche se abbia origini inglesi, comunque riscopre Tate, la tabulazione e la classificazione di Tate, eccetera, eccetera, e da lì risorge grandi contributi che Tate aveva dato, vengono riscoperti, ristudiati, eccetera, eccetera. Con oggi spostiamo, vi ricordo ieri era rimasto in chiara evidenza il fatto che il legame ad un nodo non si sa che cosa sia, il numero di legami di Gauss per un nodo. Il nodo ha una componente e non ha questa definizione di legame con se stesso, magari. Questo se lo chiede già Tate, pensando a nodi con, come dire, fisici, quindi dove c'è magari una struttura, e allora dice, ma magari si può definire una qualche forma asintotica di questo legame di Gauss. Parleremo di Wright e Total Twist, applicazioni alla topologia del DNA, andremo a parlare di aspetti molto brevemente che sono anche importanti per la codifica dei nodi e approderemo ai polinomi di nodi e a qualche caso di calcolo. Allora vedete, qui il programma un po' più in dettaglio di oggi, andiamo da una quantità topologica a un contributo geometrico che si decompone in una quantità che chiameremo avvolgimento e l'altra contorsione. È molto, molto piacevole andare in questa direzione perché ci sono dei giochetti da fare e da dimostrare eventualmente ai nostri studenti, molto, molto piacevoli. E questa formula, cioè la decomposizione di una quantità topologicamente invariante, cioè invariante per deformazioni continue, in quantità geometriche, voi capite, una quantità geometrica si misura.
si misura. Quindi non solo è utile e importante, vi ho ricordato ieri, è una delle formule, rarissime formule, che lega la topologia alla geometria globale, ma anche per ragioni applicative. E questa formula ha trovato un enorme uso e applicazione nella moderna matematica della genomica del DNA. Qui ritorniamo un po' alla teoria, dai nodi vi voglio fare qualche richiamo alle trecce, perché le trecce sono una forma geometrica, così dire, ovviamente è solo una trasformazione, è solo un cambiamento di forma, ma insomma è una forma geometrica particolarmente utile per studiare le configurazioni intrecciate, e questa teoria delle trecce prevede l'uso di alcuni indici e poi di una codifica. Noi non andremo troppo nel dettaglio, ma vedete qui faccio un brevissimo riferimento a delle strutture che, diciamo, in fisica chiamiamo corde di plasma o filamenti di plasma nel Sole, sono un argomento di potenziale applicazione di queste teorie delle trecce. Poi considero l'era dei polinomi, siamo intorno appunto a Conway, intorno agli anni 70, viene riscoperta la tabulazione di Tate, eccetera, da Alexander, un polinomio molto vecchio che viene introdotto nel 920, si fa un salto di 50 anni, si arriva al 70, e con Conway in realtà parte un'era moderna della teoria dei nodi, che riguarda appunto il calcolo di polinomi, polinomi visti come degli invarianti che caratterizzano il nodo. Questi invarianti sono veramente molto più potenti di quello che si era fatto prima, e come ho già accennato ieri, vedremo che in alcuni casi alcuni nodi non vengono ben identificati da questi invarianti, e questa è la storia, se vogliamo, della scienza in generale, ma della matematica dei nodi in particolare, cioè questa difficoltà a classificare alcuni di questi nodi molto molto complessi, quindi ben lontani forse da quello che noi immaginiamo la natura possa fare. Ricordate, la natura non va mai a complessità così elevate come noi vedremo invece in matematica. La natura, quando è troppo complesso il fenomeno, trova delle vie di semplificazione, ma per caso, per la questione invece della classificazione matematica dei nodi di complessità molto elevata, cioè numero di incroci molto alto, eccetera, bene, questi polinomi trovano difficoltà e hanno generato nuovi polinomi e una revisione un po' di tutta la teoria dei nodi, che è ancora in corso ovviamente. Vedremo qualche calcolo di questi polinomi, e poi ho pensato che in fondo saremo tutti attrezzati oramai a seguire un po' lo sviluppo recente, e allora ho, con una certa arroganza e presunzione, mi sono permesso di presentarvi un mio contributo alla ricerca corrente, alla ricerca attuale. Quindi vi darò una piccola battuta su quello che si può fare al giorno d'oggi. Va bene, allora eravamo al discorso del numero di legame di Gauss. Allora, mi raccomando, fermatemi, chiedete se avete domande o chiarimenti da sottolineare su cose che io magari do per scontato non pensandoci. Allora, il numero di legami di Gauss è ben definito, abbiamo detto che il legame lo individuiamo con due colori, perché sono due le componenti, in questo caso qui quello che si chiama legame di Hopf, e per C1 e C2 non intendo tanto questi tubi, ma intendo in realtà l'asse, quindi dei centri, no? dei centri di riferimento, l'asse di queste corde, di questi tubi. Quindi in realtà io guardo al legame formato tra un asse e un altro asse, C1 e C2. Adesso facciamo un'operazione che ha ovviamente corrispondenza in quello che viene fatto proprio matematicamente. Facciamo questo esercizio. Manteniamo uno degli assi, non dei tubi ma degli assi, fisso, e l'altro lo spostiamo in modo che vada vicino quanto più possibile al primo. Ok? Quindi teniamo C1 fisso e C2 lo spostiamo, ripeto, io penso sempre agli assi, tanto vicino possibile quanto si può a C1. Voi capite che se io adesso lego C2 con C1,
Matematicamente è un'operazione che si fa diversamente, si dice io costruisco C2 a partire da C1, quindi io prescrivo la geometria di C1 e C2 lo costruisco come un C1 più una quantità, una misura, voi ricordate, sapete benissimo l'uso dell'epsilon, e quindi l'epsilon io è una quantità piccola, piccola a piacere, ma mai zero. E per me questo epsilon è come se rappresentasse lo spessore di un nastrino. E con questa tecnica matematica io ricostruisco l'idea matematica di nastrino. Quindi io sto procedendo, vedete, a questo stadio qui, siamo una via di mezzo, a questo stadio qui va tutto ancora bene, perché il nastrino lo sto costruendo matematicamente, ma il numero di legame di Gauss è ancora ben definito, perché è il legame tra questo bordo di questo nastrino e il primo bordo di questo nastrino da cui sono partito. Quindi voi capite che matematicamente ha senso questa operazione di calcolare il numero di legame di Gauss su due curve, C1 e C2. L'unica differenza è che C2 adesso è costruita sulla base di C1, quindi immaginate schematicamente un C1 più un epsilon lungo una certa direzione e lì ottengo C2. È ovvio che il numero di legami costruito in questo modo ha dentro di sé l'epsilon. E allora io adesso faccio un'operazione matematica che noi tutti insegniamo alle scuole, io prendo il limite per epsilon che tende a zero di questa quantità e che, avete visto ieri, può essere espressa con un integrale doppio, complicatissimo, eccetera. Questo è un problema, perché ovviamente per epsilon che tende a zero vi aspettate, come tutte le funzioni difficili in cui ci imbattiamo, che ci possano essere quello che tecnicamente si chiamano delle singolarità, perché magari ci sono luoghi in cui i due punti sono o tanto vicino o perché no. Immaginate un nastrino, questo nastrino può twistare e questo twist magari è localizzato. Insomma, si incontrano difficoltà. Questo è un lavoro che è stato svolto da un grande geometra differenziale rumeno, Calugareanu, in una serie di quasi 50 pagine di conti. E io ho avuto la fortuna, diciamo così, adesso a posteriori posso dire che si è trattato di fortuna, di imbattermi in questo lavoro che non era tanto conosciuto. Quindi me lo sono studiato, il lavoro ha avuto, non era conosciuto per motivi banali, guardate, la realtà poi è sempre quella. Il lavoro è stato fatto negli anni 50, è stato pubblicato in lingua francese in una rivista ceca, della ceca. Quindi, se permettete la battutaccia, nell'ottica di una americanizzazione della cultura, eccetera, immaginate ciò che era scritto in francese, pubblicato su una rivista anche di prestigio, di una rivista matematica ceca, dai matematici americani, forse, non dico che poteva essere snobbato, ma un matematico americano, Paul, molto attento e anche preciso, diede questo lavoro da leggere al suo studente di dottorato. Il suo studente di dottorato si chiama James White, è ancora al mondo, e James White fu meno eticamente corretto del suo supervisore, perché lesse questo lavoro come poté, lo tradusse in quello che al giorno d'oggi si chiama un linguaggio un po' più moderno, cioè le forme differenziali e non la geometria differenziale classica, vettoriale, diciamo, e un po' si impadronì di questo lavoro. Allora, seguiamo che cosa ha portato questo lavoro. Allora la C1 diventa C e la C2 diventa parente di C per la costruzione che vi ho detto. La chiamerò C star, ok? E io costruisco in questo modo un nastrino. Il nastrino matematicamente è definito da due curve. Adesso queste curve sono i bordi del nastro o l'asse centrale del nastro e un bordo. Non ha importanza, c'è una differenza di una quantità finita. Io dirò che adesso per brevità e per anche correttezza mi piace più pensare alla prima curva, cioè C come l'asse di questo nastro e C star come il bordo di questo nastro. E adesso siamo arrivati al nastro, facciamo epsilon tendere a zero e abbiamo una scoperta, grazie a Calugareanu e poi al lavoro di White, una scoperta straordinaria, che questa quantità limite
forse non tanto sorprendente per come l'ho raccontata, è un invariante topologico. Ma c'è di più che questo invariante topologico, che ovviamente è parente stretto del numero di legami di Gauss, ammette analiticamente due contributi geometrici. Eccoli qua. Allora, la formula di straordinaria semplicità è questa qua. Il numero di autolegame, cioè questo parente del numero di legami di Gauss tra l'asse del nastro e il bordo, lo chiameremo SL, ammette una decomposizione in questa quantità, avvolgimento più contorsione. Cosa misura l'avvolgimento? Ma l'avvolgimento misura, innanzitutto è una, vedete, l'ho scritto in questo modo perché è funzione del solo asse del nastrino. Quindi è una quantità geometrica di una curva spaziale, come potrebbe essere la curvatura della curva, la torsione della curva. Quindi dipende solo dall'asse, diciamo, del nastrino e ha una misura. Allora, il termine Wright, anche qui c'è una storiellina, io sempre allora studente vado a vedere bene, volevo capire esattamente la traduzione di Wright, perché ovviamente parlando con gli inglesi loro mi cercavano di spiegarmi. Ma io invece vado a vedere, e questo è un termine che è stato scelto da un altro bravo matematico del Caltech, che era in contatto con i biologi e con il giovane White, è un termine che indica la distorsione. Badate, ho già usato il termine contorsione, ma Wright vuol dire distorsione. Capite? Distorcere vuol dire, c'è un contributo anche di torsione, cioè di spazialità in tre dimensioni. Allora, io userò questo termine, dato che ci sono troppi torsioni in mezzo, io l'ho chiamato avvolgimento. Avvolgimento. Ma questo senso di avvolgimento implica un allontanarsi dal piano di proiezione e per poi ricadere sul piano di proiezione. Quindi c'è dentro l'avvolgimento, dentro questo writhing number, un'informazione anche un po' di torsione. Perché? Perché se questo nastrino ha un suo spessore, come deve averlo, ricordate, è un limite per epsilon che tende a zero, ma epsilon non è zero. Bene, se c'è un certo spessore, la misura di questo allontanarsi del piano per poi continuare nella sua forma deve essere un po' lì dentro. Ma dove, diciamo, la contorsione viene fuori? Ah, quando io svolgo completamente questi avvolgimenti e mi trovo in queste configurazioni qui. Allora, io il twist, cioè la contorsione, è funzione del ribbon, cioè dello spesso di queste due curve, di C e C star. Allora, ripeto, il right, l'avvolgimento, dipende solo dall'asse, quindi da una geometria della curva come asse del nastrino, mentre il twist tiene conto proprio anche della, come dire, contributo di rotazione del nastrino attorno al suo asse. La formula qui dice che Wright più twist è un invariante topologico. Allora qui devo assolutamente fare questo esempio che anni e anni fa usavo fare con le persone quando raccontavo, perché questa riscoperta ha portato, adesso questo è un altro discorso, esula da oggi, ma mi ha portato a contribuire a esplicitare in termini topologici e geometrici un invariante della fluidomeccanica che è molto importante, uno dei quattro invarianti fondamentali, quindi è chiaro che c'è un contributo anche nella fisica. Ma per spiegare questo discorso, io ricordo da giovane fui invitato a Princeton all'Istituto di Studi Avanzati a raccontare questo discorso che, badate, era già stato fatto da White. Siamo nel 61, 62, poi 69. White già lavorava con i biologi e in realtà la formula era nota come formula di White. Molto nota. Perché? Ma perché le scienze, cioè Scientific American, la versione ovviamente originale, aveva pubblicato un articolo scritto da Watson e White. Watson, quello di Watson and Crick, quello del DNA, perché Watson era molto interessato a questa formula e all'applicazione di questa formula. Allora, partiamo con l'idea del nastrino. Io mi riferirò al tavolo come riferimento. Il tavolo
vede questo nastrino, diciamo così, perpendicolare, no? Io, se io individuo con una penna il, diciamo così, il bordo di questo nastro, voi vedete che la penna rimane sempre perpendicolare al tavolo, anche se io mi sposto lungo, diciamo così, l'asse di questo nastrino. La penna mi serve per dire, la penna poggia sull'asse del nastrino e attraverso la penna costruisco sulla sua punta la seconda curva. Quindi mi individua questa direzione, eventuali contorsioni di questo nastrino. Va bene, che cosa c'è da dire qui? Beh, io vi dico, dato che il writh è funzione dell'asse del mio nastrino, beh, l'asse è sostanzialmente come fosse una circonferenza piana, non c'è torsione, non c'è avvolgimento, quindi il writh è zero. Bene, writh è zero. Il twist è zero, non c'è nessun cambiamento di direzione di questa penna rispetto all'asse, quindi è zero, quindi la somma è zero. Vabbè, dice, boh, non mi sembra una formula molto interessante, salvo il fatto che io posso deformarla nello spazio, questa roba, e dato che mantiene il numero di autolegame zero, io vedrò che, perché non l'ho aperta, non è tagliata, io vedrò che si formano potenziali contributi al write e al twist bilanciandosi, più write, meno twist, eccetera. È che è molto difficile convincervi. E allora farò un altro esperimento. L'altro esperimento è un po' più facile, perché io, invece di barare, io vi comunico che io inserisco del twist, solo twist. Allora, un twist intero, cioè un numero intero di giri. Poi chiudo il mio nastrino, in questo modo, e adesso io so, anche se cerco di rappresentare il mio nastrino come il suo asse, come fosse una circonferenza, io so che c'è del twist, gliel'ho messo dentro. Allora il discorso è, vedete, io non so quanto è il numero di autolegami, io so per certo che c'è del twist. Twist 1. Va bene, twist 1. Adesso io cerco di far adattare il mio nastrino, l'asse di questo nastrino, sul piano, più che posso. Allora io spingo, confino il mio twist tra le dita. Ok? Allora voi capite che, vedete, il resto del nastrino è sostanzialmente perpendicolare al piano. Se io confino più che posso il twist tra le mie dita, voi capite che l'asse di questo nastrino è quasi un cerchio, non sarà mai esattamente un cerchio. C'è un epsilon, perché è legato allo spessore del nastrino, quindi c'è una piccola variazione, ma non dimentichiamo, cioè supponiamo che questa variazione sia così piccola, sia 0,01, 0,1, quello che è. Quindi possiamo dire che il writh è pressoché zero e il twist è 1 di certo. Va bene, allora il risultato è la somma, 1 più 0,1. Il self-linking è sostanzialmente 1. Non ho detto, qui baro un po', è legato al fatto dell'epsilon, questo barare, che il numero di autolegame come il numero di legame è un intero. Quindi in realtà se epsilon va a 0, il contributo è esattamente 1 più 0. Adesso io voglio disfarmi di questo twist. Voglio disfarmi di questo twist. E devo manipolare questo oggetto in modo continuo, senza tagli, per togliermi il twist di torno. Ed è un'operazione che io faccio, ad esempio, in questo modo. E voi vedete che se io prendo la penna e seguo la direzione di questo nastrino rispetto al tavolo, soprattutto quando passo qui, la penna ammetto che abbia un'oscillazione, ma sostanzialmente è così piccola che praticamente è quasi sempre perpendicolare al tavolo. Cioè io concludo dicendo che il twist è praticamente nullo e il writh, e questo avvolgimento, lo vedo molto bene. Lo vedo molto bene perché se io proietto idealmente l'asse di questo nastrino sul tavolo, cioè sul piano di proiezione, io vedo un incrocio. Io voglio togliere l'incrocio ed ecco che succede questo meccanismo. Questa conversione, abbiamo due bicchieri comunicanti,
la quantità d'acqua è quella, però io la posso mettere tutto in un bicchiere oppure nell'altro. Questi bicchieri mi contengono la geometria e la somma dell'acqua è la topologia. Ok? Ma mi viene in mente di fare un esempio. Voi capite che posso... Non c'è modo che io elimini il twist, devo aprirlo, devo tagliarlo, ok? Quindi la prima informazione è il twist, se il twist è una quantità che, per ragioni, l'ho detto ieri più volte, per ragioni geometriche, mi mangia tanta energia, perché è la variazione della curvatura il twist, è una curvatura di secondo ordine, diciamo così, quindi implica dei gradienti, delle derivate più alte, e le derivate più alte, se... mi costano energeticamente, alla natura non piacciono. E allora la prima cosa per scendere di energia che la natura può immaginare di fare è eliminare le derivate più alte, no? È come le espansioni in Taylor di una funzione, io elimino le derivate più alte, cioè io devo disfarmi prima di tutto del twist, se quello è l'obiettivo. E per disfarmi del twist io ammetterò che vado sempre di più verso il writhe, cioè l'avvolgimento. Quindi già il primo meccanismo che ci piace pensare è magari queste due quantità che sono geometriche non hanno proprio la stessa valenza dal punto di vista della natura, magari una è meno favorita dell'altra, dal punto di vista geometrico vanno tutte e due benissimo, ma chi lo sa, magari. La seconda informazione è questa, è che io quando converto write in twist, perché per ragioni di contraddizione con quello che ho appena detto, magari privilegiamo il write, la configurazione, vedete, questa configurazione qui va in qualche modo a impacchettarsi un po' perché io in un avvolgimento, diciamo così, adesso ricostruisco, in un avvolgimento, io posso fare le cose, guardate, è un gioco, naturalmente qui non c'è dinamica, non c'è nulla, sono io che gioco con questo nastrino. Però voi capite, io lo posso mettere in questa configurazione qui e dire che più o meno, occupa lo spazio di 40 centimetri, 30 centimetri. E poi posso apposta avvolgerlo e... quello che in matematica si chiama un doppio ricoprimento del cerchio, no? Io arrivo a 15 centimetri. C'è un aspetto di questo discorso che è interessante. Da 30 centimetri io vado a 15 centimetri. Non tocco il nastrino, no? Lo tocco nel senso cambia la sua geometria, ma il nastrino è fatto di molecole, di particelle, e queste vengono impacchettate. Immaginate che il nastrino sia fatto di tanti libri, ok? Li metto tutti lì e ognuno racconta un mucchio di cose, no? Dante. E io voglio metterci anche l'enciclopedia, li metto tutti in fila a formare questo nastro nello spazio. E poi gli faccio fare questo impacchettamento e scopro che tutti questi libri che in questa stanza a malapena ci stavano perché formavano un nastrino contro le pareti, ci stanno in metà stanza. E sono semplicemente il fatto di dargli una torsione, ma io non tocco i libri, io li riaggiusto solo uno a fianco all'altro. Questo è un principio incredibile, molto interessante. È il principio di senza intervenire dall'esterno, ma come dire, da un punto di vista intrinseco, riaggiustare l'informazione e impacchettarla su scale molto più piccole. Va bene, andiamo a vedere che cosa succede con queste quantità. Dunque, questa è una tabellina che l'ho messa perché potrebbe servirci dopo oppure non servirci. È semplicemente una ricapitolazione. Allora, ricordate, l'autolegame è un invariante topologico. Se voi non tagliate o non aprite questo nastrino, è congelato lì dentro. Vi ho però allertato che è possibile farlo. Vedete, è una cinghia, io la apro, gli posso mettere del twist o no. Voi dite, vabbè, l'ho capito questo. No, dobbiamo capirlo bene. Ci sono delle azioni che vengono dalla biologia, gli enzimi, azioni enzimatiche che fanno questo discorso. Lo aprono, l'enzima topoisomerasi 1 o 2 ha capito tutto, vuole impacchettare molta più informazione, gli mette 2-3 twist, chiude il nastrino e questo nastrino, invece di stare in quei 30 centimetri, adesso io mi sono anche un po'
forse gli ho messo un twist in più, quello che è, sta in 7 centimetri e mezzo, no? 7 centimetri, eccetera, eccetera, eccetera. Guardate che io mi soffermo su questo aspetto qui, perché poi magari mi dimentico e preferisco dirlo adesso, anche se, scusate, sono un po' poco ordinato con le mie slide. L'apertura e la chiusura del nastrino avviene in un punto. L'enzima, ma che diavolo ne sa di quello che poi produce? Probabilmente è stato selezionato nei processi della natura a fare questa operazione perché è di beneficio. Fa un'azione locale che ha una ricaduta globale molto importante. E poi fa un'azione locale, essendo locale, costa energeticamente molto poco. Ok, allora è un invariante topologico, è un intero, quindi ho 1, 2, 3, eccetera, o meno 1, meno 2 a seconda delle unità che noi vogliamo considerare. E attraverso questo scambio di sopra e sotto, vi ricordate ieri abbiamo definito il sopra col sotto, salta di 2. Perché dico così? Ma perché c'è un altro enzima, vi ho detto topo isomerasi 1 e topo isomerasi 2, c'è un altro enzima che da questa configurazione qui passa a questa. Capite? I nodi hanno questa configurazione qui, arriva. Provate col nodo a trifoglio, poi dopo se mai giochiamo un attimo, io faccio il nodo a trifoglio, anzi ce l'ho già fatto, è uno dei nodi più ricorrenti, e arriva l'enzima che da sotto a sopra, un'operazione locale, arriva, taglia, tiene tutto lì, non fa sfuggire nulla, no? Come fosse una ganascia, una morsa, tiene lì le cose, fa passare l'altro sotto invece che sopra e il nodo si scioglie. Si scioglie, se vogliamo scioglierlo, se i cattivi ci attaccano, annodano, sempre con lo stesso enzima. Annodano e noi non riusciamo a decodificarlo, perché se noi abbiamo un DNA annodato e immaginiamo di suddividerlo in due parti, cioè uno dei due contributi della doppia elica, come poi possiamo separare le eliche? Ok, allora questo è il contributo del cross-switching, cioè del passaggio sopra sotto. Il numero di avvolgimento dipende dalla geometria, quindi è una quantità geometrica, è un invariante di forma, cioè se non cambia la forma quello è, e attraverso uno scambio di sopra a sotto salta di 2 ed è quello che dà il contributo al numero di legame. E la torsione, la contorsione totale, anche questa è una quantità geometrica, ma non dipende dall'asse, dipende dal nastrino, quindi anche in qualche modo dallo spessore, se vogliamo, di questo nastrino. Anche lui non cambia se la sua forma non cambia ed è additivo. Nel caso in cui è additivo, nel caso in cui questo nastrino si combini con un altro nastrino. Ad esempio come? Ma magari in un modo intelligente, che ci piace pensare, non so, un nastrino ha un twist di 1, l'altro nastrino ha il twist di meno 1, nel combinarsi assieme si sciolgono, il risultato è un twist 0. Va bene, allora questo è sono le nozioni di base, adesso poi vi farò vedere alcuni di queste azioni, come dire, in natura. Voglio solo però prima soffermarmi sul fatto che il nastrino lo possiamo anche utilizzare, dobbiamo introdurre un riferimento e dire quanto è avvolto, quanto è twistato, eccetera. Bene, questo è un concetto piuttosto importante anche da un punto di vista matematico, cioè quello di dire noi il riferimento è come x, y, z, no? L'origine, x uguale a 0, y uguale a 0, z uguale a 0, l'origine di tutto è settare l'autolegame 0. Vuol dire che se noi settiamo l'autolegame 0 abbiamo sempre un write che è compensato da un twist. Io capisco cosa state pensando, perché noi dobbiamo settare? Ah no, infatti noi non settiamo nulla, noi diciamo che misuriamo la natura rispetto a ciò che settiamo nella nostra testa. Noi settiamo questo riferimento 0 e poi la natura faccia quello che vuole. Ad esempio,
in questo caso qui. Immaginiamo di avere un nodo trifoglio fatto così, il setting, la scelta di scala che noi abbiamo fatto è questa, è quello che in fisica si può anche chiamare un gauge, no? Teoria di gauge. Noi diciamo che questo è l'autolegame, è zero, e è zero se la natura mi fa vedere un nodo trifoglio fatto con un right di meno 3 e un twist di più 3. Il right dipende l'avvolgimento dall'asse di questo nastrino, io lo posso misurare, lo posso vedere. Faccio delle fotografie e lo misuro in tre dimensioni. Ma il twist è molto difficile da misurare. Allora, se io ho qualche informazione che l'autolegame sia zero, immediatamente intuisco quanto può essere il twist, ma certe volte questo non è possibile. Va bene, vediamo un po' che cosa si può fare. Allora, il right è legato a questa formula di Gauss, quindi un doppio integrale, una cosa terribile. Però, per fortuna, possiamo riscriverlo, reinterpretarlo in termini di incroci. Vedete, ho scritto, consideriamo la convenzione di segno di nuovo. Di nuovo, anche se parliamo di un nastrino, e questa convenzione oramai l'abbiamo imparata, più uno, meno uno, e del nastrino, pensando al right, all'avvolgimento, ce ne freghiamo per un momento, pensiamo all'asse di questo nastrino, proiettiamo il nastrino, o meglio il suo asse, e contiamo i più e i meno, come facevamo per il numero di legame. Arriviamo a un calcolo immediato, contiamo i più e i meno da una fotografia. O magari da due fotografie, perché vedete qui ho messo delle parentesi angolate per indicare che la misura esatta non viene proprio dal conto più 1, meno 1, meno 1, più 1 su una proiezione, ma nello spazio. Quindi io ho un'immagine, dico questa immagine è spaziale, la valuto in infinite possibili direzioni di vista, infinite direzioni è impossibile. Quanto mi servono? 3, 4, 15.000? Bene, dai biologi abbiamo imparato, si può stimare l'errore che si compie, si può stimare matematicamente, però abbiamo imparato che i biologi fanno due, tre fotografie della stessa struttura da angoli diversi e hanno immediatamente un'idea di quanto right c'è. Si sbaglieranno un pochino, ma sostanzialmente. Quindi per avere la misura del right sostanzialmente contiamo gli incroci e per far proprio le cose bene magari da punti di vista diversi. È chiaro che se però noi il nastrino lo lasciamo depositato su un tavolo, va bene, il right vero è sostanzialmente quello che vediamo sul tavolo. La gravità sostanzialmente annulla tutte le differenze di possibili contributi. Ritorniamo a quell'esempio che abbiamo già visto ieri di questa curva spaziale, sappiamo che è un cerchio, ok? Sappiamo che è un cerchio, però l'abbiamo visto ieri, però io gli ho messo tre avvolgimenti e in accordo, supponendo che ciò che vediamo è la proiezione corrispondente alla realtà di un nastrino molto sottile, io conto questo valore qui, meno 3. Naturalmente posso cambiare, questa è geometria, Questa è geometria, quindi io cambio il numero di avvolgimenti, o meglio la relativa configurazione, e ottengo ad esempio un più 3 oppure un più 1. Non sto contando il twist. Ok, quindi io posso avere vari avvolgimenti ed è ovvio, io non apro, non tocco questa roba, posso mettergli di proposito tantissimi avvolgimenti, quanti voglio. Ricordate che abbiamo introdotto il numero di autolegame 0, quindi se io gli metto tantissimi avvolgimenti c'è un modo di non renderlo legato, di compensare con tanti twist di segno opposto. Ok, facciamo un po' di compiti. Allora qui ho un esempio molto semplice dove, come vi ho detto prima, il twist è totalmente confinato in una certa zona, right è 0, scusate c'è un segno meno che non doveva esserci, il twist è meno 1 in questo caso e l'autolegame, la somma dei due, è meno 1. In questo caso qui il nastrino ci appare il più, diciamo così, regolare, chiamiamolo così, possibile, il right è meno 1 e il twist è 0, c'è cioè di nuovo un errore lì, non ci dovrebbe essere quel segno, e l'autolegame per somma algebrica è meno 1. Vediamo un esempio un pochino più complicato. Immaginiamo, vedete che sono consistenti, vi ho detto che il nastrino è come se fosse fatto da due curve e quindi ecco che il numero di legame rosso e blu torna in modo esplicito qui. E che cosa rappresento a destra? A destra rappresento sostanzialmente l'asse di questo nastrino.
Come conto il RAIF? Beh, prima sono stato un po' veloce, adesso ve lo faccio vedere. Il RAIF è il contributo dell'asse, quindi io praticamente controllo solo tutti i punti di incrocio di una delle due curve con l'altra. Qui ce n'è solo una ed ecco che appare questo segno più qui, cioè RAIF più 1. Ricordate la convenzione di segno. Il twist, bene, il twist è localizzato là dove io ho effettivamente un contributo di questa penna che ruota attorno all'asse del nastrino, in questo caso qui è più 2, quindi sono a un self-linking number, un numero di autolegame di tutta la struttura che è più 3. La prima osservazione è quella che vi ho già anticipato a parole, e cioè si può, utilizzando write e twist, compattare l'informazione. Io parto da una configurazione circolare, vedete qui ho write 0 e autolegame quello che ho come twist. Qui c'è solo l'asse del nastrino visibile. Quello che ho 15 di twist, ok, ho 15 di twist. Poi vado avanti e posso introdurgli un mucchio di avvolgimenti. Posso farlo a capocchia, vuol dire prendo la penna e scrivo su un foglio una funzione con dei seni e dei coseni. Oppure la natura mi dice che lo fa in un certo modo, e allora devo osservare la natura e cercare di capire come mai introduce avvolgimenti magari in questa direzione piuttosto che in questa. Io ho dato un piccolo contributo qui perché tutte queste geometrie che voi vedete, diciamo che non le ho trovate in letteratura e ho esteso in tre dimensioni quello che la geometria classica ci insegna come epicicloidi e curve di quel tipo lì, siamo nell'Ottocento, nel Settecento e anche prima. E quindi con dei segni e coseni ho costruito delle curve molto elaborate, diciamo così, nello spazio, che adesso si stanno tra l'altro dimostrando molto interessanti per certi meccanismi appunto di compattazione. Vedete, io simulo in queste immagini che si veda anche una riduzione di scala, che ovviamente posso immaginare avvenga effettivamente col numero di avvolgimenti che io introduco. Quindi io ho, partendo da una configurazione iniziale, una compattificazione dell'informazione tanto quanto è necessario. Badate che write più twist può essere compensato a zero. Quindi non è vero che io, quando gli metto tanti avvolgimenti, poi la corda o quello che è il nastrino diventa tutto complicato e ingarbugliato. Io, come si fa in montagna, questo è il discorso della montagna, ritorna il professor Pegoraro ha origini nelle Alpi, nel nord-est, quindi devo assolutamente tenerne conto. E quando si fa sulla corda in montagna, l'alpinista, un minimo esperto, sta molto attento a farla su senza mettergli un twist con le dita. Quindi il modo normale di far su una corda da montagna è prenderla, mettergli mezzo twist o un twist e chiuderla. In questo modo qui la curva, la corda, si chiude benissimo e si avvolge benissimo. Se io non facessi in questo modo qui e fossi, come dire, non attento, immaginate una corda di tanti metri, e nel farla su, vedete cosa succede? Si ingarbuglia, si fa su tutta male, è quello che succede quando noi facciamo di fretta su, che ne so, i fili degli auricolari, dei telefonini o di quello che è. Li troviamo immancabilmente sempre, sempre avvolti e annodati, anche se li mettiamo bene a posto. Mi viene da fare una battuta a questo proposito. Bisogna ricordarci di tante esperienze carine, no? Bisogna poi raccontarle agli studenti. Quindi. Allora, è stata data una tesi in California non tanto tempo fa, 10 anni fa, a uno studente, e il professore era un professore di chimica, e lo studente di dottorato. E lo studente di dottorato a un certo punto non è partito col piede giusto, non so, forse non gli piaceva l'argomento. Insomma, non si fa più vedere dal suo professore. Passano un paio di mesi, il professore gli chiede come sta andando. E lui dice, ma ho fatto delle scoperte, ma non hanno nulla a che vedere con il programma di ricerca che mi è stato dato. Ma raccontami. E lui ha detto, ma non so, mi annoiavo un giorno. E ci si annoia a tutte le età, anche quando si è studenti di ricerca, di dottorato, e ha pensato di mettere nella macchina da lavare delle corde.
Io non chiedetemi come diavolo abbia pensato una cosa del genere, perché conosco fior fiori di topologi e di esperti, nessuno dei quali ha mai avuto l'idea di, in un momento di noia, mettere le corde dentro una macchina da lavare. Fatto sta che la macchina da lavare, sapete, voi settate i giri, quindi 3.000 giri, quello che è, si prende il tempo e scopre che c'è una interessantissima relazione tra il tipo di noda, lui butta dentro delle corde completamente snodate e, come sappiamo con la biancheria, poi una corda è così sottile, le tira fuori annodate. E il tipo di annodamento viene classificato in relazione al numero di giri della macchina da lavare. Morale, questo risultato... Ecco, la macchina da lavare poi gira in tutti e due i sensi. Morale è che questo professore era illuminato, non sempre i professori sono bacchettoni e severi, no? Gli assignments, con i compiti dati. Insomma, questo professore gli piace molto questo lavoro e tutto questo programma di ricerca sulla chimica viene arrestato e scrivono un lavoro. Questo lavoro è stato pubblicato qualche anno fa e adesso non ricordo bene, ma mi ricordo sia la copertina che più o meno che la rivista, che è Science, ha avuto un grandissimo successo. Se voi cercate tumbling, no? Il giro della lavatrice sulle corde, knotting, la relazione tra il knotting e il numero di giri, molto interessante, perché ha a che vedere anche con l'azione di certi batteri, eccetera eccetera. Non ha a che vedere con l'impacchettamento, perché il volume del cestello è quello, eccetera eccetera, ma ha a che vedere con la probabilità di annodarsi nel tempo se si sollecita a delle perturbazioni, chiamiamole così, un groviglio, un insieme di corde. Allora, questa è un'immagine al microscopio elettronico del DNA. Vi ho fatto ieri la battuta DNA umano. Naturalmente il DNA subisce cambiamenti di forma in funzione. Naturalmente non è il cromosoma, che è molto ben organizzato, ma se voi aumentate la temperatura, cambiate certi parametri di salinità, eccetera, questo DNA diventa anche tutto molto... molto confuso, però per darvi l'idea di quanto questo filamento sia sottile rispetto allo spazio a disposizione, quindi la possibilità di essere compattato, compattificato. Qui vedo, tra l'altro, scusate, ho detto umano, ma vedo che c'è scritto E. coli, o E. coli, che è un batterio che vive nel nostro stomaco, è presente miliardi e miliardi, è uno dei più studiati, il batteriofago E. coli. Una seconda annotazione che vi avevo fatto era sul superavvolgimento, e questo è l'esempietto che avevo annunciato ieri con semplicemente un elastico. Io mi scuso, non è molto visibile, non ho un elastico spesso, ma l'avvolgimento, la transizione è questa qua. Io prendo l'elastico, lo tengo un pochino teso, ci sono tanti ragionamenti da fare su quanto... I campi magnetici hanno una lunghezza naturale zero. Questa qui, la sua lunghezza naturale, è quella che voi vedete. Immaginate che questo sia come un campo magnetico che io tengo, diciamo così, teso, e gli inserisco un mucchio di twist. In realtà, guardate, in natura non ne servono tanti. Quanti? Due. Due costa poco energeticamente metterli nei due. Io qua gli metto molti twist per mille ragioni: il materiale non è perfettamente compressibile, non è perfettamente elastico, eccetera, e poi lo rilascio. Vedete, non so se riuscite a vedere, ma ho il grafico da farvi vedere. Sì, in quello che alcuni chiamano instabilità, kink instability per altri, si instabilizza e forma, io lo rilascio, io ho inserito un certo ammontare di twist, poi non lo tocco più questo twist, e come rilascio l'energia? Rilascio l'energia avvicinando le dita. Io avvicino le dita, l'energia in qualche modo va verso un minimo e ho questa formazione qui che tutti conosciamo con chi è anziano come me, con le corde dei telefoni, eccetera, eccetera. I giovani non si può più fare questo esempio perché ti guardano straniti, non si sa quali corde del telefono sto tipo abbia in mente. Allora lo teniamo teso, gli infiliamo un mucchio di twist e lo lasciamo accorciarsi. Nell'accorciarsi c'è
una transizione. E io quando ero ragazzo, insomma non proprio ragazzo, avevo già 30 anni a ben pensarci. Comunque ho lavorato anch'io un po' su queste cose qui, perché c'è una, vedete, c'è una prima, chiamiamola instabilità, che ha forma di elica. A forma di elica. Quindi si può individuare matematicamente molto bene questa elica, quando si forma, l'angolo di questa elica, ovviamente il passo, un pezzo di elica, e poi c'è una ulteriore transizione, diciamo di fase, chiamiamola così, nel sistema dinamico, dove si forma un avvolgimento. Un avvolgimento, eccolo qua. L'avvolgimento che si forma vuol dire che il twist è sceso di uno. Ricordate, io quando parto col mio esperimento, il twist che gli ho messo dentro è quello. È come se il nastrino fosse chiuso, io non tocco più nulla. Quindi l'autolegame è conservato e nel minimizzare l'energia io passo, diciamo così, converto l'ammontare di contorsione in avvolgimento, e questo va avanti. E vedete, la distanza tra le dita è molto più piccola. Io ho un impacchettamento con una compattazione e una transizione energetica da energia di torsione a energia di curvatura. Ieri dicevamo che questa energia è piacevole per i matematici, perché è semplicemente l'integrale di curvatura al quadrato. Quindi c'è tanta curvatura dovuta a questa elicità di una parte con l'altra, e quello che si chiama supercoiling, superavvolgimento, è proprio non l'avvolgimento dell'elica di DNA, che ne ha uno suo, ma è l'avvolgimento della doppia elica di DNA su se stessa. Quindi è un avvolgimento sull'avvolgimento. Questo è il meccanismo che avviene, l'energia va giù, si può studiare l'energia, io mi ero divertito con le energie appunto dei matematici, cioè quelle semplici. Quelle semplici, cioè l'energia elastica fatta di curvatura e torsione e contorsione, è poi dominante in un DNA normale, con la salinità normale, con il potenziale elettrochimico presente normale. È quella dominante, cioè è intorno all'80% dell'energia a disposizione del DNA. Poi ovviamente la temperatura è molto importante, perché cambia anche la risposta elettrochimica, ma diciamo che i biologi sono abbastanza contenti dei modelli elastici. E allora c'è stato un grande studio dei modelli elastici. Dei modelli elastici. Dunque, noi abbiamo del DNA che può essere lineare, come ad esempio gli antipatici virus o batteri che ci possono infettare. Ci possono infettare con dei meccanismi incredibilmente intelligenti, pensando che noi siamo intelligenti e loro no. Ad esempio, la cellula, abbiate pazienza, io chiedo perdono a tutti gli esperti di, ovviamente, biologia, eccetera, io racconterò una storia che ha del vero, ma usando termini totalmente inappropriati. Ma insomma, immaginate che la cellula abbia dei pori, cioè delle aperture, più o meno larghe come il DNA virale. Il DNA virale entra, come se ci fosse un buco nel muro, più o meno fatto con un trapano, dove ci passa solo questa corda. Allora il DNA è lineare, viene spinto. È come fosse una molla compressa, eh? Il batteriofago T4 è interessantissimo, ha tutte zampette. Io la prima volta che ho visto una rappresentazione alla lavagna ho pensato che il biologo mi prendesse in giro, perché io non capendo niente di biologia mi faceva vedere come fosse un ragnetto, con un collo lungo che si attende. E poi a un certo punto gli ho detto, sì, ma il vero batterio come è fatto? Ah, mi ha detto, no, proprio così, c'è il testolone, e c'è il lungo collo con le zampette. E allora mi ha fatto vedere una foto, un'immagine al microscopio elettronico, ed è molto interessante, vi invito ad andare a vedere i T4 che attaccano una cellula, da tante direzioni, individuano i pori, gli infilano la corda, cioè il loro DNA, che è contenuto in una testolona, questa pompetta va giù, si schiaccia al collo e il DNA viene iniettato, e poi parte di questo DNA viene sconfitto dalle difese che la cellula immediatamente mette in moto, ma mettiamo che ne sopravviva uno, il più veloce di tutti, si va a nascondere, e nel momento che scappa via si annoda su se stesso, così. Voi dite, va bene, ma non è un vero nodo, io lo posso sciogliere. Ah sì sì, ma ci va del tempo, devo farlo scorrere, perché quello che attacca non si vuole snodare, e la difesa nostra l'unica cosa che può fare è farlo scorrere. Ma qualcuno di questi
riesce a stare confinato dentro il tempo sufficiente non di essere svolto, ma la nostra difesa cerca di prendere quel buchino da cui è entrato e spingerlo fuori, ma c'è un nodo e più lo spinge fuori e più il nodo serve da ostruzione. Quindi è una tecnica intelligentissima per star dentro confinato, sviare l'attenzione di altri, da altri suoi compagni, che hanno il tempo di smantellare le difese, cioè prendere il DNA, spezzettarlo e usare il DNA ospite per ricostruire se stesso. Questo avviene in circa, in alcuni casi, diciamo, molto importanti, non so, sto pensando ai problemi dell'HIV, eccetera, eccetera, avviene in 20-25 minuti massimo. Cioè in 20 minuti, se il corpo non trova difese sufficienti per uccidere tutti gli invasori, sostanzialmente la battaglia è persa. E il periodo in cui si annodano, eccetera, può essere anche dell'ordine dei secondi, un minuto, due minuti. Ma c'è di più. Io ho fatto il nodo a trifoglio e magari qualcuno delle mie difese, quelli della normale probabilmente hanno delle difese particolari, individuano subito il nodo a trifoglio, no? Sono i più bravi di tutti, io so disfare il nodo a trifoglio, ma l'altro viene da Trinity, da Cambridge, e ha avuto come insegnanti Maxwell, eccetera, e fa un nodo a 4 incroci, a 5 incroci. Capite? Usano la topologia sempre più complessa per sfidare le menti più brillanti. Ma una cosa incredibile, questa è ricerca corrente. Va bene, vedete, c'è questo DNA circolare e poi c'è il DNA che per qualche ragione è super avvolto. Allora vi ho accennato al fatto che l'interesse verso l'energia elastica è ritornato in auge. Dall'Ottocento, quando si mettevano cavi in giro, eccetera, eccetera, è andato giù nel 940, forse 950, 960, quella era una meccanica oramai notissima, e invece negli anni 80 molti dipartimenti importanti hanno assunto gente specializzata in una meccanica che diremmo noi è super classica, la meccanica dell'elasticità e dell'elasticità di queste corde, no? Questa è una simulazione fatta da un gruppo oramai vecchio, una simulazione degli anni 90, fatta da un gruppo al Courant Institute, dove si vedono appunto tutte queste transizioni geometriche a seconda del twist e a seconda del materiale con cui è fatto questa corda, eccetera, che ha dato nuova origine a questa tecnologia delle fibre. E noi la conosciamo un po', perché il signor Bob Gore, che ha brevettato il Gore-Tex, che è un materiale che si usa molto per impermeabilizzare, eccetera, un dipendente allora della NASA per gli astronauti, bene, questa tecnologia delle fibre nuova generazione si è poi andata diffondendo moltissimo ed è molto utile. È tornata ancora in un'altra veste utile allo studio del grafene, che permetterà di costruire delle fibre annodate, intrecciate e, come dire, cucite a formare una pelle umana, ad esempio, perfettamente come fosse un circuito integrato, si mette sotto la nostra vera pelle per controllare certe funzioni del corpo, eccetera. Queste sono simulazioni di quegli anni. Intanto la ricerca appunto dal numero di autolegame eccetera è andata avanti e la gente ha incominciato a dire: ma se ci sono degli enzimi che annodano e snodano eccetera, le topoisomerasi, io posso buttare un mucchio di questi enzimi in un bagno e vedere che cosa fanno, magari mi annodano il DNA e magari me lo annodano in maniera molto complessa, chi lo sa. Allora hanno fatto questa operazione, io la faccio molto schematicamente molto semplice, cioè immaginiamo che ci sia questo bagno dove ci sono questi signori, questi enzimi che annodano, snodano in modo disordinato, non importa. E poi che cosa facciamo con questo bagno? Questo bagno gli mettiamo, è come se noi, questo tra l'altro è un esempio che io ho più volte raccontato agli sperimentali, perché a costo zero, sapete, certe volte la ricerca a costo zero non è finanziata per niente. Bisogna dire che la ricerca è importantissima, costa un mucchio di soldi. E la ricerca a costo zero che potete fare con i vostri studenti è la seguente: prendete un po' di corde, magari tutti della stessa lunghezza, le annodate con dei nodi diversi,
un nodo trifoglio, l'altro nodo hanno 4 incroci, 5 incroci, 6 incroci, prendete un bidone, possibilmente con la superficie, diciamo con il bordo trasparente in modo da vedere, lo riempite d'acqua, magari alto, che ne so, un metro, e gli buttate questi nodi nell'acqua e vedete il tempo che ci mettono a sedimentare. Se questi nodi sono molto laschi, probabilmente non c'è una grande differenza. Allora, quello che è il mio consiglio è fare dei nodi, alcuni decisamente più compatti, altri per nulla, ad esempio il non nodo. Il non nodo, cioè senza alcun annodamento, e vedere quale tra il non nodo e il nodo compatto, della stessa lunghezza, la corda con la stessa lunghezza, deposita prima. La relazione tra la resistenza fluidodinamica e la complessità è un'altra di queste relazioni che adesso uno si pone come problema di investigare. Ebbene, loro l'hanno fatto, lì la gravità è resa da una differenza di potenziale, viene applicata come una corrente elettrica, è una soluzione salina e lì sedimentano. Questa gravità artificiale serve a vedere se si forma uno spettro discreto di sedimentazione. E questo spettro discreto, vedete, molte strutture sono presenti nella macchia nera in alto, poi vedete, si vede poco, ma incominciano a discretizzarsi, alcune strutture vanno a finire qui, poi più niente, qui invece tantissime. E si va a prendere questo grappolo di DNA e si vede come, da che cosa è fatto. Bene, un gruppo è fatto da un tipo di nodo, l'altro gruppo da un altro tipo di nodo e si classificano i nodi. Questo è un lavoro che hanno fatto in laboratori sia negli Stati Uniti che in Europa, a Losanna in particolare. Io ho un amico che è un bravissimo biologo, Andrei Stasiak, a Losanna, che è uno dei padri di questo lavoro. In America uno dei padri era un ricercatore molto famoso, anzi è stato anche responsabile dell'Accademia delle Scienze, di nome italiano, Cozzarelli, e questo è lo spettro che hanno incominciato a vedere. Hanno visto che molti di questi nodi erano fatti da nodo trifoglio, alcuni più complicati, 5 incroci, 6 incroci, 7 incroci, è incredibile. Allora si sono messi di buzzo buono ad analizzare gli elementi di questi gruppi. Hanno preso delle fotografie al microscopio elettronico, hanno estratto i diagrammi, meglio che potevano, dai diagrammi si è arrivata alla configurazione, diciamo così, ideale, standard di rappresentazione dei nodi. Si è visto che sono presenti il nodo trifoglio, il nodo a 5 incroci, eccetera, eccetera. Alcuni di questi nodi hanno delle simmetrie su loro proprie, altri magari in modo molto disordinato, qui c'è una simmetria un po' più apparente, qui meno, eccetera, eccetera. Quindi questo ha portato un gran lavoro che è attualmente in corso. Ecco, io vi facciamo prima ancora qualche slide, poi ci fermiamo. Io devo tornare a parlare, poi mi riallaccio al discorso della complessità e del DNA, eccetera, eccetera, ma devo introdurvi due concetti molto semplici che sono piacevoli proprio perché sono semplici. Uno è questi invarianti, capite benissimo, abbiamo solo parlato del numero di legami, in realtà del numero di incroci, poca roba. Ce ne sono molti perché ogni nodo che sfugge a una certa classificazione richiama l'attenzione di qualcuno che investiga un'altra proprietà. Ah, una delle proprietà, che è un invariante topologico, è il numero di ponti, diciamo così, è il numero minimo di ponti. Se noi pensassimo al nodo come una funzione matematica rispetto a un piano di riferimento, voi capite, tutte le volte che c'è un soprapasso, quello è un punto di massimo della funzione, no? E possiamo pensare a una funzione fatta, diremmo una funzione di Fourier, cioè fatta di seni e coseni, ad esempio, no? E allora noi contiamo i punti di massimo e cerchiamo di ridurre il nodo al numero minimo di massimi. E questo è un ottimo esperimento perché ci fa anche pensare un po' all'energia. Va bene, e questo numero minimo lo chiamiamo numero di ponti. In questo caso, questo è il nodo che ha il nome di figura 8, e che è un nodo a 4 incroci, vedete, 1, 2, 3, 4 nella configurazione minima, nel diagramma minimo, e il numero di ponti è 3. Ma possiamo trasformare un nodo, tutti i nodi, in una forma geometrica piacevole, con delle simmetrie, eccetera, eccetera. Vi ricordate ieri quel filo armonico, no?
quel filarmonico che piatto non sta perché c'è del twist dentro, meccanicamente gliel'hanno messo prima di chiuderlo, e non sta piatto ma si apre, nell'aprirsi forma un nodo che ha delle simmetrie molto evidenti ed è quasi sta su una superficie sferica, salvo questi sovrappassi e sottopassi. Noi possiamo trasformare un nodo qualunque, tutti i nodi, in una configurazione geometrica con delle simmetrie piacevoli. Ma ad esempio qui io faccio una mossa di Raiden Master tipo 1, poi questa parte qui la passo dentro questo anellino, questa parte alta la passo dentro questo anellino, e poi a un certo punto faccio una mossa di Raiden Master su tutto l'insieme, ed eccolo qui. Io trovo lo stesso nodo trasformato senza tagli, senza aprirlo, eccetera, in una configurazione di questo tipo. Parto da un nodo a quattro incroci e ho un nodo a quattro incroci. Salvo che proprio ieri, proprio come ieri abbiamo visto con quei filamenti di filo armonico, salvo che se ci fosse del twist qui, e in questa configurazione poi non ce n'è magari più. Ed è ciò che succede al filo armonico. Il filo armonico non sta piatto perché c'ha del twist interno che lo fa saltare in una forma, diciamo così, sferica. Questa è una forma sferica, perché vederlo quasi piatto è un modo per immaginare che stia su una sfera perfetta. La sfera ha centro ovviamente qui e il nodo gira in modo molto simmetrico su questa sfera. Allora io gli metto un centro e un qualunque direzione che scelgo, ad esempio questa, io conto gli incroci che trovo con questo nodo fatto in questo modo, in questa forma qui. Bene, il numero di incroci lo chiamo indice di treccia, perché io posso immaginare che non solo sta su un piano o addirittura su una sfera, ma posso immaginare che questo sia il centro di un toro, che io non vedo, un toro matematico, che io non vedo, e questa curva va da dentro alla parte interna del toro, esca fuori, poi ritorna dentro, eccetera, eccetera. E io posso, come dire, immergere tutti i nodi, prima trasformandoli in una forma a treccia e poi immergerli su un toro matematico. Il toro matematico mi conta le volte che io mi muovo lungo la direzione longitudinale e le volte che io mi muovo lungo la direzione meridiana. Va bene, in questo caso qui succede che questi numeri sono uguali, ma in generale c'è questa ineguaglianza, cioè il numero di ponti, di massimi, è sempre minore o uguale al numero minimo di convoluzioni, diciamo così, di questo nodo attorno a un centro di riferimento. È interessante questo? Beh, innanzitutto è interessante di per sé. Poi ci sono delle relazioni matematiche tra questo numero, diciamo, di trecce, eccetera. È interessante da un punto di matematico, dal punto di vista matematico, perché si possono codificare in un modo diverso. Artin e altri hanno introdotto queste codifiche per studiare questo tipo di nodi. Badate che questo tipo di nodi, e in questo caso è un caso in cui abbiamo il numero di incroci, cioè il numero topologico di incroci conservato, 4 qui, 4 qui, ma non è sempre così. Io mi ero divertito negli anni in cui studiavo l'invariante, chiamiamolo, di Calogariano, a convertire questi nodi alla forma a treccia. E poi per ragioni romantiche ho deciso di copiare la trasparenza, allora si usavano le trasparenze, su questa slide, e quindi la conservo con piacere. A un certo punto mi imbatto in certe relazioni che mi avevano eccitato moltissimo e scrivo a un signore negli Stati Uniti, io ero in California, scrivo a un signore, questo signore mi rimanda a uno dei più grandi esperti di teoria dei nodi che aveva appena preso la medaglia Fields, si chiama Jones, e Jones dice: Renzo, quello che tu hai scoperto, ma io avevo scoperto una piccolissima cosa, quello che tu hai scoperto è contenuto nell'appendice del mio lavoro della medaglia Fields, e questo fa capire certe volte come dei lavori semplici possono portare in direzioni molto interessanti. Allora la prima cosa che mi imponevo era: io prendo un nodo qualunque e lo voglio trasformare in un nodo a treccia, cioè, questo è standard, ci sono delle mosse che si fanno come fossero le mosse di Raiden Master, e io mi chiedo nel far questo come va innanzitutto il tipo di nodo che io considero, il numero minimo di incroci se sale o scende, il numero di avvolgimenti e questo indice. Io adesso, scusate la mia
come dire, supponenza, ma i conti, vedrete, sono molto facili, perché basta contare gli incroci, eccetera. Qui non avrete la risposta, quindi ve lo lascio un po' come esercizietto per i vostri studenti. Ma il tipo di nodo potete disegnarlo in vari modi diversi e chiedere loro di individuarlo. Poi è utile, se volete calcolare il numero minimo di incroci, lasciarglielo fare a loro. Poi è altrettanto utile mettergli sopra delle frecce, in modo da contare i più uno, i meno uno che si vedono, senza dir loro naturalmente suggerire alcun orientamento della curva, lasciare un po' che se la sbroglino, e infine calcolare il numero di treccia. La trasformazione da questo nodo a questo, beh, in questo caso qui è abbastanza standard, ma poi non è poi così standard, perché ricordate che il numero beta è il numero minimo di avvolgimenti che voi volete far fare, non un numero qualsiasi. Io arrivo, insomma, vedete, ci sono già dei più e dei meno, quindi si può calcolare. Ovviamente il C minimo è questo, quello che si conta in questo diagramma minimale, il Wright è ovviamente quello che voi contate con i più e con i meno, e con i più e con i meno avete il Wright anche per le configurazioni a treccia. Il numero beta è, come dire, la soluzione del problema, è il numero minimo che io trovavo. E sono andato a investigare delle relazioni tra queste quantità e mi sembrava di aver trovato qualcosa di interessante, che poi in effetti è stato trovato. Mi dispiace che non è tanto visibile questa slide, ma dalle trecce siamo saltati a delle corde di plasma che si vedono nella, passatemi il termine, diciamo nell'atmosfera solare. Non c'è certo atmosfera, c'è una zona del Sole vicino alla cosiddetta superficie solare. Sapete, il Sole è una palla di gas, ad altissime temperature non c'è una vera e propria superficie, ma parte, molta parte dell'energia che noi riceviamo, ad esempio sotto forma luminosa e altro, viene fuori da reazioni, come se fossero ebollizioni, di questa palla di gas a temperatura altissima, grazie a delle strutture che formano pezzi di treccia. E vedete come si vedono bene? Questa è una struttura, è una fotografia recente, quindi con il progredire della tecnologia le apparecchiature riescono sempre meglio a individuare queste strutture. Allora l'idea è, bene, io cerco di stimare, ve l'ho detto, per i biologi 2-3 fotografie sono sufficienti per il Rive, per l'avvolgimento, io cerco di stimare l'avvolgimento di queste strutture, magari lo stesso evento preso da satelliti in posizione diversa, 2-3 satelliti. Vi ricordo che in certi casi queste, chiamiamole eruzioni, questa formazione, guardate che la lucina che voi vedete, mal contata, e mi perdonerete certamente se sono così grossolano, ma può essere dell'ordine di grandezza della Terra. Cioè queste strutture sono le più piccole centinaia di migliaia di chilometri, le più piccole, e l'ammontare di energia che viene meccanicamente, diciamo così, inserita in queste strutture, che possono twistarsi uno attorno all'altro perché ereditano il twist dei movimenti convettivi della, chiamiamolo così, superficie solare, può essere molto alta. Può essere così alta che, e queste strutture possono essere così grandi, da quando si riconnettono, cioè cambia la topologia e si rilasciano, perché ricordate sono come corde elastiche, a loro non piace stare curve, se noi le tagliassimo, e in alcuni casi avviene, queste strutture si aprono, no? Liberano tutta questa energia. Bene, questa energia è capace di silenziare, diciamo così, i satelliti, le telecomunicazioni per diversi minuti. Nel 1947 c'è un evento famoso che è stato registrato, che ha silenziato totalmente le comunicazioni di allora per diversi minuti, e ha immediatamente spronato i militari a equipaggiarsi, perché si sono resi conto che non potevano permettersi dei silenzi di quel tipo. E io sono stato invitato
l'anno scorso in Svezia, c'è un programma, come noi lo potremmo pensare per i terremoti, molto molto interessante, un programma dove gli svedesi sono chiesti, radunando degli esperti, eravamo 10, anche meno, e c'erano dei rappresentanti del ministero, è incredibile come sono avveduti nel programmare il futuro. Il problema vero è non è tanto che viene silenziato se uno di questi eventi, capite, questi eventi come i terremoti sono impredicibili. Impredicibili, però se avvengono sono in grado di mettere in crisi un sistema. E le loro analisi, in un rapporto bellissimo che ho seguito, dicevano che non è tanto il problema delle grandi città. Le grandi città hanno modi di equipaggiarsi per superare i silenzi di energia che vengono causati da questi eventi. Il problema è in Europa la distribuzione della popolazione nei piccoli paesini, fatti da centraline che devono essere manualmente fatte ripartire. E l'automatizzazione di 1.500-2.500 centraline può anche avvenire, ma ci va 2.500 persone che in un certo momento, a una certa ora, si distribuiscono sul territorio e non ci sono queste persone. Quindi loro si chiedevano, ma c'è modo di prevedere l'energia emessa, o meglio l'accumulo di energia? L'accumulo, una molla che viene caricata e poi si presume, come proprio i terremoti, che ci sia una soglia critica. Va bene, questo è un tema e c'è gente che ha incominciato a applicare teoria delle trecce nelle simulazioni, questa è semplicemente una piccola, non piccola per carità, una simulazione numerica di questi eventi. Voglio solo aggiungere l'ultimo dato, poi ci fermiamo, sono in ritardo, scusatemi, e cioè un aspetto un po' più astratto, ma sono tentato, è molto bello. Immaginate che questo nodo sia fatto di questo filo di ferro e noi lo immergiamo in una soluzione saponosa. Questo è un problema bellissimo per i matematici, problema di minimo di superficie, eccetera, eccetera. Bene, questa corrispondenza con le superfici saponose c'è quando noi creiamo delle isole, poi col PDF a disposizione le analizzate bene, semplicemente si vede male, ma c'è una freccia che dà l'orientamento su questo nodo, io riconnetto qui e chiudo e io cerco il numero minimo di isole che posso ottenere. Queste superfici si chiamano di Seifert e le superfici di Seifert vengono proprio individuate dal numero di treccia. Bene, queste superfici di Seifert sono molto interessanti se io prendo il mio nodo fatto di fil di ferro, lo metto nella superficie saponosa e vedo qual è il numero minimo di superfici connesse che hanno come bordo il nodo. È un problema di calcolo delle variazioni classico, totalmente aperto. Io, se permettete, vi faccio solo vedere delle simulazioni al computer. Queste sono delle immagini di nodi vari. Ma l'unico, attenzione, che dobbiamo fare è che queste superfici di Seifert, ci va bene se pensiamo alla natura, devono essere orientabili. Quindi alcune non lo sono, le escludiamo. In questo caso sono tutte superfici a una sola faccia, cioè non come il nastrino di Möbius, ma questa no, questa è una superficie che dobbiamo escludere. Il nodo lo conosciamo bene, il nodo a trifoglio, che ha una sua superficie di Seifert orientabile, che non è però quella che vediamo. Io mi scuso di essere un pochino in ritardo, proporrei di fermarci per una pausa, se avete domande ne parliamo e poi sono curioso io stesso di vedere da cosa si parte. Ah, ok, dai polinomi. Allora, grazie ancora della vostra presenza, ripartiamo da questa era dei polinomi. Allora, è oramai chiaro che abbiamo varie informazioni che possiamo utilizzare, ma altre non oggi, ma che ne so, 40-50 anni fa, in cui oramai la presenza di strutture complesse, cioè aggrovigliate, eccetera, era evidentissima. Pensiamo alle plastiche, pensiamo alle strutture fluide, pensiamo e l'abilità dei computer a individuare queste strutture. Ma qui è semplicemente un'immagine inventata, poi dopo vi faccio vedere qualcosa che si ottiene con simulazioni al computer di equazioni, di fenomeni naturali veri.
Nel Novecento e più o meno 15-20, Ridemaster appunto pubblicizza queste mosse e a un certo punto parte dagli anni 20 in avanti, 30 direi, un'attenzione per lo studio dei nodi attraverso la generazione di polinomi. È come se noi codificassimo le mosse di Rademaster che mantengono la topologia del nodo, quindi conservano l'informazione topologica, le riuscissimo a codificare in una forma. Non chiedetemi come mai si arriverà a dei polinomi, perché non solo io stesso me lo sono chiesto, me lo sento chiedere da tante persone, ma io stesso l'ho chiesto ai topologi, i quali in genere non riescono a individuare una ragione precisa, nel senso che il polinomio viene fuori da teorie che magari sono molto lontane da, che ne so, oggetti polinomiali, e però si converge a polinomi che vedremo. Ah, io ho detto che dopo Alexander c'è una pausa incredibile, di quasi 40 anni, il lavoro di Alexander va in oblio, ma intorno agli anni, più o meno intorno agli anni 70, ecco Conway. Conway riscopre Tate, riscopre la classificazione, riscopre Alexander e introduce lui stesso dei nuovi polinomi, cioè ricordo. Ma lo vedremo, polinomi vuol dire adesso in poi invarianti, invarianti di nodo o di legame, che sono come il numero di incroci, eccetera, eccetera, salvo che hanno una struttura matematica un pochino più complicata. Con Conway riparte una riscoperta di tutto il lavoro di Tate e dagli anni fine 70-80 il lavoro naturalmente di tantissimi topologi. Qui vediamo Luke Kaufman, che conosco molto bene e che tendo a incontrarlo spesso, ha dato contributi importantissimi alla teoria dei nodi. Tra l'altro il suo primo libro, veramente importante, una collezione di note, è il risultato di una sua visita in Italia, a Bologna e poi a Torino, eccetera, per un certo numero di mesi, e quindi è molto piacevole vedere la prima edizione. Lui riconosce anche il supporto finanziario che gli italiani gli hanno dato per lavorare su queste note. Ma è con fine anni 80, cioè dall'84 in avanti, che si ha un salto di qualità, perché non solo Jones riceve nell'84, se non ricordo male, la medaglia Fields per la scoperta di un polinomio potentissimo, ma per potentissimo intendiamoci, vogliamo sempre dire la stessa cosa, cioè capace di analizzare e classificare in modo preciso tanti nodi, più di ogni altro strumento fino allora noto. Con pur dei limiti, però con Jones partono due momenti. Il primo momento è quello di interazione con la fisica. Jones tira fuori un polinomio di nodi studiando meccanica statistica, e in particolare delle equazioni che hanno il nome di Young-Baxter. E questa coincidenza, diciamo così, stimola la fisica, l'attenzione dei fisici e in particolare di chi fa fisica delle altissime energie, cioè diciamo chi fa stringhe, modelli di quark, eccetera, e qui il nome è Witten, il quale Witten, applicando questo studio di polinomi di Jones, riesce in qualche modo a descrivere una relazione tra la quantizzazione a livello fondamentale e, diciamo così, la complessità topologica. Però anche dal punto di vista matematico, le strutture, capite? Chiamiamole così dei polinomi di Conway, poi abbiamo i polinomi, le parentesi di Kaufman e i polinomi di Jones, abbiamo una struttura algebrica, una famiglia di informazioni algebriche che permettono ulteriori generalizzazioni. Qui c'è la scuola russa, Vassiliev, e adesso il periodo dei polinomi sempre più sofisticati e complessi forse un po' si è esaurito, perché si è passati ad aspetti straordinari, tutta la teoria omologica di prima Fleur, adesso più recentemente di questo brillantissimo matematico russo Hovanov alla Columbia University. Si è passati a un taglio
molto astratto. E la transizione tra, diciamo, la fine di Jones e l'inizio dell'omologia avviene per grazie a un altro grandissimo matematico russo, Vasiliev. Io mi ricordo che Arnold mi diede il lavoro di Vasiliev da leggere nel 2000-2001, io non ci capii assolutamente nulla perché era non solo al di fuori delle mie capacità, ma anche di un'astrazione incredibile, dove i nodi vengono visti, non so, abbiamo tanti nodi con numero di incroci topologico, non so, 5, 6, eccetera. Quando il numero di incroci cresce, cioè la complessità cresce, il numero di tipi di nodi diversi con quel numero topologico lì aumenta. Quindi, diciamo, numero 3 di incroci abbiamo solo il trifoglio, numero 4 abbiamo il 4-1, un unico nodo. Il numero 5 di incroci, pensate, solo 5, abbiamo già due nodi, il 5-1 e il 5-2. E poi diversi, con lo stesso numero minimo di incroci, ma diversi. Con 6 incroci abbiamo il 6-1, il 6-2 e il 6-3, cioè tre nodi diversi, con 7 incroci 21, con 8 incroci, eccetera. Questa è una crescita esponenziale della famiglia, della numerosità di nodi che hanno lo stesso numero topologico di incroci. Ebbene, Vasiliev vede il passaggio, poniamo dal trifoglio, tre incroci, ai quattro incroci, non come da un nodo all'altro, ma studia come se la famiglia dei nodi, diciamo, a quattro incroci, che sono solo due, stesse in un mondo confinato, e studia il passaggio, grazie a questo cambio di incrocio sopra e sotto, non a snodare il nodo, ma a annodarlo in modo più, diciamo, complesso. Quindi è una interpretazione dello studio dei nodi molto diversa, perché considera la transizione topologica come un passaggio da una camera dove siamo tutti qua e tutti interessati allo studio dei nodi all'altra camera dove sono tutti interessati allo studio della poesia. E questa porta comunicante evidentemente è fatta da chi ha un interesse nei nodi ma anche alla topologia, e quindi va a studiare le persone che hanno interessi in entrambi, va a studiare, come dire, delle singolarità matematiche che permettono di comunicare tra questi mondi. Questo è il periodo allora dei polinomi, cioè più o meno fino agli anni 2000, grosso modo. E i polinomi sono fatti così. Adesso qui bisognerebbe dire qualcosa su questi polinomi. Io non sono molto in grado di dirlo, salvo qualcosa so, ma insomma sono polinomi di Laurent. Hanno una certa struttura, ad esempio questo qua, di quello nodo lì, che non so neanche qual è, lo faccio apposta, sembra che non so qual è, ma c'è un polinomio fatto in una variabile A. E per i matematici A è una variabile, è come x, y e z, salvo che tutti noi, quando diciamo polinomio, pensiamo alle radici di questo polinomio. Qui non ci sono radici, qui è una formula matematica, per il momento, è una formula matematica in A. E questo A ha degli esponenti, vedete, in questo caso qui ha meno 2, meno 1, poi ci sono dei coefficienti, poi ha 0, poi ha alla 1, poi ha alla 2. Sono fatti spesso così. Cioè hanno una potenza che decresce, poi ricresce, con in fronte dei coefficienti. Naturalmente questo è un modo di leggere il polinomio, possiamo, come dire, rinormalizzarlo, questo polinomio, cioè dividere, che ne so, per alla terza o alla seconda qui, e leggerlo in un altro modo. Allora c'è modo di riorganizzare e riscrivere questi polinomi, che suggerisce la domanda, supponiamo che ci accordiamo tutti nel normalizzare certi polinomi in un certo modo. Possiamo interpretare questi coefficienti 1, 2, 5, meno 5, meno 2, 3 in qualche modo? Bene, questa è una domanda elementare, eppure ancora oggi non si sa dar risposta. C'è molta probabilità che in una certa normalizzazione il primo coefficiente sia il numero di legame di Gauss. Ricordate che il polinomio è l'informazione topologica. Adesso andiamo a vedere come sono fatti. Mi riferirò al polinomio di Jones, che tipicamente viene scritto come una V, poi qui c'è un K e si nota, è un K in grassetto, perché per ragioni banali di presentazione in questo caso farò riferimento a un nodo orientato, quindi uso il grassetto per evidenziare questo fatto. Il polinomio invece che A è in una variabile, non mi piaceva A, ho scelto tau, perdonatemi, ma magari tau può essere, chi lo sa, il tempo. State attenti, questa variabile non ha nessun significato fisico, ok? Quindi io costruisco il polinomio in una variabile. Ok, tau,
Quindi il polinomio è ovviamente un invariante del particolare nodo K, ma è scritto in una qualche espressione in tau. Allora cercheremo di introdurre subito questi polinomi e fare i conti. Allora, un esempio, abbiamo il nodo figura 8 e voglio calcolare il polinomio. Io adesso ve lo do questo polinomio e lo leggiamo, però impariamo a costruirlo questo polinomio, ok? Quindi se apriamo il libro e vediamo il polinomio è così. Il figura 8 ha questa espressione qui, tau alla meno 2 meno tau alla meno 1 più 1 meno tau più tau al quadrato, ci colpisce di nuovo questa regolarità o questo andamento delle potenze, ci chiediamo se il più e il meno, vedete c'è un'alternanza, un più, un meno, un più, un meno, un più, in questa forma, si può cambiare forma algebrica dividendo tutto per tau alla meno 2 o cose del genere. Naturalmente i matematici immediatamente si sono buttati, una volta che hanno implementato le mosse di Rademaster o in strutture matematiche più complesse per ottenere un invariante topologico, poi una volta che ce l'hanno davanti agli occhi l'invariante topologico lo relazionano col nodo e vogliono capire se, che ne so, proprietà di simmetria del nodo, ci sono gli incroci del nodo, no? E gli incroci del nodo si chiamano sopra e sotto. Bene, i nodi, Tate pensava che fossero tutti nodi alterni, cioè sopra, sotto, fino agli 8 incroci, e sono già decine di nodi che vennero classificati, e poi si imbatte in un primo nodo che è il primo nodo non alternante, dove magari è sotto, sopra, eccetera. Quindi questa irregolarità magari è riflessa nel polinomio, non sappiamo ancora dare risposta. Vediamo invece come costruirli i polinomi, perché è un gioco piacevolissimo, credo, per chi è un pochino appassionato di questi aspetti. Allora, il polinomio è definito da due regole del gioco, è come le carte, abbiamo due regole del gioco. La prima è un po' banale, non c'è neanche una freccia, una direzione di orientamento, e diciamo, se io ho a che fare con il non nodo, con il cerchio, ma non deve essere un cerchio geometrico, attenzione, deve essere semplicemente una configurazione equivalente al cerchio, può essere fatta come vogliamo, purché sia equivalente a un cerchio. Bene, quella configurazione lì, il non nodo, ha polinomio 1, è un fattore, chiamiamolo così, di normalizzazione. E poi abbiamo un'altra regola del gioco, che è questa qua, che dobbiamo usare, cioè là dove c'è un incrocio positivo, dobbiamo sostituire a questo incrocio positivo un incrocio negativo con un suo peso, e quello che si dice, non so tradurre in italiano, o almeno non ho mai pensato come tradurlo in italiano, questo smoothing, questo scioglimento, non so se si dice scioglimento in italiano, mi perdoneranno gli esperti in lettere che magari non sono presenti, questo sciogliere l'incrocio in questo passaggio pesato. Boh, non capiamo niente di questa roba, ma vediamo come funziona. Allora, io mi sono inventato un modo di rappresentare, di usare queste equazioni che non è nei libri, non è niente di speciale, ma lo trovo francamente utile. In meno di metà slide si riesce a capire come raccontare questa cosa. Allora, si parte dal non nodo. Voi dite, ma che noia, Renzo, il non nodo. So tutto del non nodo, è uno. Ok, aspettate. Facciamo una deformazione continua del non nodo. Ad esempio una deformazione del genere, cioè il simbolo di equivalenza topologica. Faccio una figura 8, ma non cambia, è sempre il non nodo. E voi, lo so, vi state già annoiando, ma lo sapete quant'è il polinomio di questa roba? È uno, è sempre il non nodo. Io vado anche nell'altra direzione, ok? E anche nell'altra direzione è sempre un non nodo. Questo, salvo che l'ho chiamato gamma più, perché evidentemente ha un incrocio di tipo positivo, questo è un incrocio di tipo negativo. Però, quando io calcolo il polinomio, è un conto che non potrei proporre a nessun studente. Insomma, il polinomio è sempre uno. Non c'è niente da contare qua. Allora mi viene in mente, ma prendiamo questa configurazione qui e applichiamo V2. Applichiamo V2, è l'unico incrocio che c'è. Sono d'accordo con voi, è un incrocio apparente, dipende dalla proiezione, ma non importa.
Noi non ci dobbiamo preoccupare della proiezione, perché quello che andiamo a calcolare è un invariante topologico che non dipende dalla proiezione. Badate, questo riferimento lo faccio, se voi pensate a un computer che prende un groviglio e lo proietta e lo analizza, non ha bisogno di cercare il numero minimo di incroci, il diagramma minimale, bla bla bla. No, 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 qui prendo il non nodo e uso ad esempio quello in questa configurazione qui. E applico questa relazione. Va bene, allora devo scambiare questo incrocio positivo in un incrocio negativo, eccolo qua, e nello smoothing, nello sciogliere questo incrocio apparente. Ottengo come risultato questo U2. U2 l'ho chiamato così perché indica i due non nodi, di cui io non so il polinomio. Io non so il polinomio dei non nodi 2, io so il polinomio del non nodo 1. I due non nodi non sono topologicamente equivalenti a il singolo non nodo. Quindi che cosa faccio? Bene, il polinomio di questa quantità qui lo conosco, è 1. Il polinomio di questa quantità qui è 1, moltiplicato per tau al quadrato, e il polinomio di questa quantità qui, v, di U2, non lo conosco e devo fare questo passaggio algebrico. Allora, 1 meno tau al quadrato portato di là, diviso per questa quantità qui. E ho il polinomio di due componenti non annodate. Eccolo qua. Benissimo, allora posso iniziare a calcolare i polinomi dei nodi senza dar peso a questa tau. Tau è una variabile che chi lo sa che significato ha. Non lo so, proviamo a vedere. Badate, abbiamo già fatto un passetto avanti. Abbiamo fatto il passetto di conoscere il polinomio del non nodo e il polinomio di due non nodi. C'è il polinomio di tre non nodi, il polinomio di quattro non nodi. Badate, il polinomio di due non nodi ha numero di legame zero tanto quanto il numero di legame di tre non nodi slegati. Ma il polinomio è diverso. Quindi io riesco a individuare, ad esempio, usando il polinomio di Jones, la differenza tra due non nodi e tre non nodi. All'inizio, ieri, vi ho detto, ma il numero di componenti è un invariante, no? In un certo senso. Sì, ma qui riesco, come dire, a andare da non nodi a nodi. Vediamo, ad esempio questo qui ha il nome di Hopf. Il legame di Hopf, il legame vuol dire due colori, scusate qui ce n'è uno solo, però sono due anelli, uno legato all'altro. E adesso io applico la mia seconda relazione, cioè io passo da un incrocio all'incrocio di segno opposto e allo scioglimento di questo incrocio. Dica. Ah sì sì, scusate, qui c'è un meno. Anch'io ho cercato di mettere a posto questo meno. C'è il meno, ma viene purtroppo. Io non ho usato tech. Con tech verrebbe il linguaggio che usiamo per scrivere queste formule. Invece l'ho fatto con un editor associato agli editor standard di Microsoft e questo meno non si vede. L'ho notato anch'io. Grazie. Allora, facciamo il conto sul legame di Hopf e qui, io vedo, non lo vedo da lontano, c'è un H meno, cioè questo incrocio, se voi andate, poi nel PDF si vedrà bene, ma se voi andate a vedere con il gioco del pollice e delle dita, vedete che quello è un incrocio negativo. Ovviamente si può fare Hopf positivo. In questo caso è Hopf negativo e andiamo là dove io l'ho cerchiato a fare questo gioco di scambio dell'incrocio negativo, farlo diventare positivo e poi fare lo smoothing. Allora, quando diventa positivo questo incrocio, vedete che io i due anelli non sono più legati. Il polinomio di questi due anelli l'ho appena calcolato, l'abbiamo visto appena prima. Quindi in realtà questo polinomio non lo conosciamo, ma questo lo conosciamo e poi facciamo lo smoothing. E lo smoothing, c'è questo ricciolino, che è una mossa di Rademaster 1, del non nodo. Quindi il polinomio del non nodo, che io ho chiamato gamma meno, lo conosciamo, è 1. Il polinomio dei due cerchiolini disgiunti lo conosciamo, l'abbiamo appena calcolato, risultato abbiamo il polinomio di H meno, di Hopf, secondo la skin relation, cioè questa, perché dobbiamo tener conto di questo peso di tau di fronte a questi contributi. Ok?
Vabbè, incominciamo, questo è il legame di Hopf, ok, andiamo avanti. Allora, il legame di Hopf l'abbiamo calcolato, adesso vediamo il nodo sinistro del trifoglio, la versione sinistra, cioè con tutti questi incroci negativi. Con tutti questi incroci negativi. L'ho fatto un po' apposta a soffermarmi e dire nodo sinistro, ci sarà un nodo destro. Nodo sinistro non perché c'è antipatico, beh un po'. Tutti questi incroci negativi non sono mai belli. Segno meno, sapete, è arrivato dopo nella storia dell'uomo. E se noi scambiamo l'incrocio negativo con l'incrocio positivo, immediatamente vedete che questo è in realtà un non nodo. Un non nodo, e di cui conosciamo il polinomio, è 1. E poi, se noi andiamo a fare lo smoothing, vediamo che siamo ridotti al polinomio di, alla configurazione di Hopf, al legame di Hopf, di cui abbiamo questo polinomio. Quindi andiamo a sostituire, sempre con i propri pesi, tutte queste informazioni. Il V di questo è 1, il V di H- è questo qui, otteniamo il V di TL, del trifoglio sinistro. L'ultimo esercizietto è questo qua, la figura 8. La figura 8 è qui, perdonate se è poco visibile, di nuovo la figura 8 con un incrocio negativo. Semplicemente scambiando l'incrocio abbiamo il non nodo e poi il legame di Hopf di nuovo. Quindi anche qui abbiamo il contributo per questo nodo. Voi capite che implementando queste relazioni di struttura, noi partiamo da una configurazione e ci biforchiamo in due, quella che ha uno degli incroci che scegliamo scambiato e questo scioglimento dell'incrocio apparente. Quindi c'è una, come dire, un meccanismo di, chiamiamolo riduzione, uno schema di riduzione del nodo in due che possiamo analizzare. E questo è il polinomio che abbiamo visto e questo qui è il nodo che abbiamo visto. E noi gli mettiamo uno specchio e possiamo studiare il nodo che si riflette in questo specchio, magari il nodo che ci piace di più, il nodo destro trifoglio. Il nodo destro trifoglio che ovviamente non riusciamo, per qualunque deformazione facciamo, a ridurre al nodo sinistro. Tate dice, ma qui c'è un problema, ci sono dei nodi che sono achirali. Questo è un altro termine che è ereditato dalla chimica e che Tate introduce nella matematica, la chiralità, cioè il fatto che un nodo e la sua immagine speculare possano essere uno ridotti all'altro mediante deformazione continua o no, o che non sia possibile. In questo caso non è possibile. E allora gli strumenti quali sono? Bene, fino all'epoca dei polinomi non si avevano strumenti per distinguerli. Alexander alcune cose le fa, come polinomio, altre non le fa. In questo caso il polinomio di Jones non è riducibile uno nell'altro attraverso qualunque manipolazione algebrica. Ci sono dei legami che io ho già introdotto, questo è un legame famoso, è quello di Maxwell. È il legame che Maxwell presenta nel suo libro nel raccontare i limiti del numero di legami di Gauss. È un legame vero e proprio, scusate se uso lo stesso colore, è un legame vero e proprio, c'è una ragione per cui uso lo stesso colore, perché quando io poi faccio lo smoothing, io ottengo una struttura che magari non è più legata, è un nodo, e allora ho dei problemi, se uso due colori, come faccio a ridurre il blu al rosso, il rosso al blu? E quindi uso un solo colore, ma in realtà ci sono due componenti qui. Una componente è questo anello qui, che lega con l'altro anello a figura di 8. Io faccio sempre questo passaggio nel trasformare un incrocio nell'altro, e poi lo smoothing, eccolo qua, lo smoothing. Questo è un legame particolare, ripeto, dovrebbe chiamarsi legame di Maxwell. Io per tante volte nelle presentazioni che facevo, che avevano diciamo interesse per un aspetto anche un pochino storico, lo facevo apposta a chiamare legame di Maxwell, un legame che appunto è stato riscoperto nel 1940. E questo legame di Whitehead ha un'immagine speculare, ma questa immagine speculare si può dimostrare con manipolazioni, eccetera, eccetera, che si può ridurre a questa. E infatti il polinomio di Jones è unico. Il polinomio di Jones, secondo questo schema qui,
dà questo risultato e il polinomio di Jones, secondo questo schema qui, dà lo stesso risultato. Questo è ciò che si aspettava la gente. Quindi si possono fare questi conti. Ora, questi conti possono essere implementati in un computer. In un computer. E quello, il mio obiettivo, la prossima lezione, che sarà venerdì prossimo, è farvi vedere alcuni codici che originano addirittura da Gauss. Vi ricordo, un nodo su un diagramma, diciamo così, ha degli alti e dei bassi, quindi noi possiamo associare una sequenza di più, meno, quindi delle lettere A, B, C, a seconda del sopra, passo, sottopasso. Questi codici sono stati messi in un computer, sono stati diciamo aggiornati alla luce delle scoperte, eccetera, e poi a un certo punto si è arrivati con i polinomi possono essere calcolati esattamente come vi ho fatto vedere, semplicemente implementando questo conticino, questo conto. Tenete sempre conto che noi proiettiamo la configurazione su un piano qualsiasi, non ci importa qual è il piano, non è un piano minimale. Quindi il computer prende quello che ha nella sua memoria, lo proietta su un piano e lo analizza codificando i passaggi delle screen relations. Allora, l'idea di avere delle informazioni o estrarre delle informazioni da, chiamiamoli così, fluidi, in questo caso, molto complessi, come può essere, che ne so, dei fluidi turbolenti, è sempre stata con noi. Questa è un'immagine del 1500, non è un'immagine, ma è in realtà uno dei fogli di studio dell'acqua di Leonardo da Vinci, che è collezionato al British Museum adesso, anzi alla Windsor Gallery del British Museum. Questo invece è un salto più o meno recente, questa è una famosa produzione colorata, un'analisi di un vortice con le linee di velocità colorate a seconda dell'intensità del 1990. Allora fu una copertina di Nature e poi una serie di lavori di un cinese che adesso è tornato in madrepatria dopo essere stato professore a UCLA e dirige un istituto lì hanno tanti soldi, adesso dobbiamo incominciare a dir così, un istituto di 5 piani dedicato alla complessità. Bene, qui noi perché la faccio vedere? La faccio vedere perché ci dica che oramai le linee, vedete, questa è una risoluzione di Navier-Stokes, di soluzioni esatte di fluidi, di equazioni per quanto possibile precise, diciamo di fluidi reali, viscosi. E qui è un close-up view, è una vista diciamo ingrandita di un fenomeno, di un vortice. E queste linee possono essere tutte considerate come delle linee che contribuiscono alla complessità in termini di annodamento, legame, eccetera. Quindi io è da molti anni che sto dicendo alla gente che fa queste cose di implementare le misure che abbiamo, perché magari possiamo relazionarle all'energia, eccetera. Il computer lo fa per noi, non è difficile. Va bene, di recente questo approccio è stato impostato, questo è un nodo e si immagina che sia ad esempio un nodo magnetico o una corrente elettrica annodato e le linee che voi vedete azzurre sono quello che si chiama l'induzione di Biot-Savart e quindi si può studiare a piacimento o la complessità del nodo o la complessità del campo indotto, che è una cosa diciamo ancora più interessante, forse perché il nodo magari non lo si vede invece il campo presente. Sempre con questo software io vi farò una piccola esposizione di questo software che è praticamente a costo zero, è stato prodotto da uno degli studenti più brillanti di un grandissimo topologo che è ancora al mondo, il topologo si chiama Dale Rolfsen, che ha pubblicato ai tempi, nel 70, un libro molto, molto importante, fondamentale, in teoria dei nodi. A un certo punto ebbe uno studente di dottorato e questo studente, che si chiama Rob Shorine, che è un pochino più vecchio di me,
Questo studente ebbe l'idea di dire, invece che disegnare questi nodi, le dispiace professore se io mi occupo di numerica e invento un software per produrli, perché con la mano sono sempre difficili da disegnare. Partì come progetto molto banale, e Rolfsen disse perché no? E disegnare un nodo non è così banale, perché è un nodo nello spazio tridimensionale, se si ha un software ben venga. Bene, questo software fu prodotto e a questo software furono aggiunte diciamo dei pacchetti di routine, e allora una volta che si ha il nodo lo si può studiare in tanti aspetti geometrici e fisici, vi farò vedere, lo tengo, non dico nulla, ma vi prometto, è un software straordinario. Questa persona non ottenne mai un lavoro all'università, è un freelance, ma sono molto contento di pubblicizzare il suo software, costa $25 questo software, è un software di un'incredibile ricchezza, perché questo signore ha incominciato a, diciamo, a utilizzare le sue competenze al servizio, ovviamente biologia, chimica, eccetera, e man mano arricchendo questo software sempre di più. Queste sono simulazioni ottenute da questo software. Ovviamente qui non c'è, diciamo, l'idea qui è più che altro analizzare la complessità topologica di queste linee di campo. Ok? Il signore si chiama Rob Shorine, vive in Canada, e il software è Notplot, uno dei software che vedremo assieme il prossimo venerdì. Si apre una finestra d'accesso e ci sono una finestra di tipo, diciamo, più geometrico, dove si studiano tante proprietà geometriche di certi, di una famiglia di nodi ricchissima, e poi c'è una finestra di tipo dinamico, dove il nodo può essere reso una corrente elettrica, un campo magnetico, un vortice, eccetera, eccetera, e addirittura non fregarcene anche della fisica, andare a variare le potenze di azione dei potenziali in gioco e studiare energie che ci inventiamo noi. Molto, molto piacevole. Ok, adesso vado verso la conclusione e arriviamo agli anni, vedete, 2013, in alcuni casi ho messo le referenze perché sono lavori, diciamo, o significativi per le mie conclusioni o davvero straordinarie. Ci sono passati oramai 150 anni dall'idea di realizzare vortici annodati di Kelvin. Kelvin ci provò molte volte, facendo scontrare anelli di fumo uno con l'altro, eccetera, mai riuscendo, e questo gruppo, guidato da un italiano, perché lui è William Irvine, che ha un cognome americano, in realtà è nato a Perugia, ha studiato in Italia e poi è andato negli Stati Uniti, e adesso là le cose succedono con ritmi diversi. All'età di 35 anni è stato fatto professore ordinario a Chicago e penso che andrà poi a New York. In ogni caso a capo di un laboratorio molto, molto diciamo efficiente, Kleckner è un suo studente, un suo ricercatore, hanno ottenuto per la prima volta, hanno realizzato in acqua un vortice annodato. Io andrei avanti con le slide e poi fine anche interrompendo un attimo il mio intervento, vi posso far vedere il video, è su YouTube, è dappertutto, ho avuto ovviamente molti riconoscimenti. Questo è al tempo t uguale a 1, il mistero è come genera un vortice annodato, ok? Che non si vede, qui si vede già annodato. E seguitemi, io parto da qui. Il vortice evolve nell'acqua, il vortice, sapete, è una localizzazione di bollicine, la vorticità è un concetto matematico, è un rotore di un campo, le bollicine vengono intrappolate da un minimo di pressione, come quando noi vediamo i vortici in aria, in realtà il vortice è come dire, visibile grazie alla polvere che ruota attorno a dei minimi di pressione. Questo è un vortice a trifoglio, lo si può analizzare molto bene, non certo dall'immagine che vi faccio vedere, che è semplicemente in una direzione, e io lo chiamo adesso, perché è un nodo particolare, lo chiamo nodo che appartiene alla famiglia dei nodi toroidali, 2-3.
Poi il nodo, questo vortice, tende a dissipare molto rapidamente. Ripeto, è un vortice nell'acqua, vero e proprio. Quindi non è che sta lì così. No, dissipa, evolve, dissipa. Ma c'è un momento prima di dissipare, analizzando diciamo, i fotogrammi con attenzione, in cui si può vedere che questo viene a formarsi, c'è una riconnessione, un cambio di topologia, viene a formarsi un legame di Hopf, che, perdonate, questa non è una simbologia standard, ma che io immagino di poter vedere come costruito su un toro, quindi lo chiamo T22. Il meccanismo va avanti, sta per completamente essere invisibile, ma c'è ancora un momento in cui è visibile. C'è una riconnessione e qui si vede, se voi seguite attentamente queste linee, che forma un loop, cioè un non nodo strano. Io questo non nodo, invece che vederlo come un cerchio, vi invito a vederlo come un doppio ricoprimento del cerchio, questa roba qua, con un ricciolo presente. Ovviamente, l'ho detto, questo va su così, scende, poi si avvolge un po' attorno all'altro, riscende qua, torna su, eccetera. Qui sono separati. E poi dissipa completamente. Il penultimo stadio, se così potessimo dire, riusciamo a individuare una sorta di due anelli, perché riconnette qui, ci sono due anelli. Questi due anelli continuo a pensare come due cerchi su un toro. Faccio questo perché vorrei lasciarvi con l'idea che anch'io faccio un po' di ricerca e qualcosa di serio ogni tanto faccio. E poi c'è il professor Pegoraro qui e il professor Ricci. Non posso terminare questa lezione senza far vedere che anch'io un piccolo contributo cerco di darlo. Allora, io non ho laboratori e cose, ma in Italia abbiamo molti giovani in gamba e intelligenti. Questo signore che si chiama Zucker non se n'è ancora andato all'estero perché insegna per sopravvivere a un liceo, questo è il modo, e il dottor Zucker è molto molto in gamba e riesce a numericamente risolvere un'equazione in vortici, diciamo, vortici quasi invisibili, diciamo così, vortici in questi condensati. Bex sta per uno stato di materia chiamata Bose-Einstein condensates. Sono condensati di Bose-Einstein dove i vortici sono, diciamo così, come delle singolarità fisiche, sono in realtà dei difetti di fase del condensato. In ogni caso si comportano un po' come dei vortici e si va su un computer a risolvere l'equazione che li governa, che ha il nome di Gross-Pitajewski. E siamo partiti da una configurazione iniziale che non avesse particolari simmetrie, che non avesse niente di così particolare se non la topologia. Quindi siamo partiti per ora dall'Hopf. E abbiamo visto che, lasciando evolvere la struttura, segue una cascata molto molto simile a quella che abbiamo già visto. Salvo che c'è un ulteriore stadio che noi riusciamo a seguire e loro no, perché la numerica lo può fare, in cui c'è un'ulteriore riconnessione qui. Quindi qui è un po' un elemento di questa famiglia diverso dagli altri. Adesso qui arriva il mio piccolo contributo, quindi pretendo, adesso che abbiamo imparato tutto quello che vi ho raccontato, non disperate, non ci sono equazioni, le equazioni sono un pochino spiacevoli, nel senso dell'algebra, però i conti non sono così drammatici, ma non le vedrete. Invece vi racconto che cosa c'è di ipotesi e di conclusioni. Allora, consideriamo un processo di cascata, perché queste cose hanno dissipazione, quindi c'è un cambio di topologia. Un cambio di topologia dove noi non ci preoccupiamo come avviene questo cambio di topologia. Non ci importa molto. Noi vogliamo solo sapere che tra qui e qui c'è un cambio di topologia. E poi i matematici, sono semplici. Abbiamo detto per tutte queste lezioni che la geometria, diciamo, non conta tanto, e io allora vado dritto per la mia strada, non guardo alla geometria, guardo solo alla topologia, e la topologia mi dice che tutte le volte che io ammetto una singola riconnessione, passo da una struttura toroidale così, a un legame, a un nodo, a un legame, eccolo qui, il legame di Hopf, al nodo trifoglio, scusate, il legame a quattro incroci, il nodo trifoglio, il legame di Hopf, il non nodo con il ricciolo e i due nodi, e i due cerchi, lo vedete, ok? È un pezzettino di quella cascata, qui si vede il trifoglio che va all'Hopf,
che va al non nodo e che va ai due non nodi separati. Qui, fino a questo stadio qui, un pezzettino. Tre, troppo poco, siamo d'accordo. Però abbiate pazienza, proviamo a fare della matematica e vediamo che cosa succede. Ora qui l'obiettivo qual è? Abbiamo dei polinomi, possiamo raccontare, classificare questa cascata in un modo matematicamente rigoroso. Allora, vediamo come raccontare le cose. Beh, io considero questa famiglia di nodi, fatemeli chiamare toroidali, e si va dal nodo al legame, al nodo al legame, e vedete la complessità topologica scende. Quindi io mi aspetto, o io vorrei, avere uno strumento che misuri la semplificazione topologica. Voi dite, ma sì, ne abbiamo parlato, ad esempio un polinomio dei nodi. No, no, il polinomio dei nodi distingue dei nodi, non li misura, non misura, non quantifica la complessità topologica. Mi dice che un polinomio è diverso da un altro, cioè un nodo è diverso da un altro. Io vorrei far di più. Allora faccio delle assunzioni, è solo il pezzettino di matematica che vedrete senza equazioni. La prima assunzione, io mi immagino che questi nodi, non guardo alla geometria, e quindi siano tutti appartenenti a una classe che chiamiamola torus, toroidale, in una forma a treccia. Ok, va bene. La seconda ipotesi è che questa sequenza, come la vedete qua, sia ordinata come la è qui. Quindi che forma un set ordinato di elementi che decresca con il decrescere del numero minimo di incroci. E poi che da uno all'altro ci sia un cambiamento di topologia. Non mi interessa generato da quale fisica. Un cambiamento di topologia, quindi la transizione topologica avvenga su ogni coppia di elementi vicini, purché la riconnessione preservi l'orientamento, perché la fisica mi suggerisce che l'orientamento dell'elemento successivo. Bene, io adesso, qui c'è un pezzo di matematica che non vi presento, io adesso introduco una trasformazione. Vi ricordate quella tau? Bene, io adesso quella tau la chiamo un e elevato a qualcosa, e questo e elevato a x, e quella x è parente dell'autolegame, cioè ha delle informazioni di avvolgimento e torsione, eccetera. E poi rinormalizzo tutto e dico che no, facciamolo ancora più semplice, immaginiamo che sia tutto zero framed, che sia tutto riferito a come se avessero una twist e un avvolgimento che si bilancia, non è naturalmente vero, ma immaginiamo. Allora immaginiamo che invece che questa tau, io la scrivo uguale, voglio essere molto semplice, non è proprio tecnicamente così, ma tau uguale a e, ma e è un numero, io potrei dire tau uguale a 10. Io giustifico in qualche modo che tau possa essere e, perché mi piace e, va benissimo, 10. E che adesso è un numero, adesso è un numero. Andiamo a vedere che cosa succede se gli mettiamo un numero. Allora, se gli mettiamo un numero, voi capite, abbiamo a che fare con dei nodi e legami, tutti che stanno su un toro matematico. Quindi, per me, posso fare della matematica. Io posso studiare la treccia e posso vedere come questa treccia, applicando le relazioni di Skin, le relazioni di struttura, mi genera i polinomi ogni volta che c'è un cambiamento di topologia. Provate a indovinare che sequenza io ottengo mettendogli come variabile un numero. Questa. Qui io ho il numero di Omphli PT, questo è un polinomio un pochino più sofisticato di Jones, è un polinomio in due variabili, e qui mi fa piacere farvi questa battuta, è un polinomio in due variabili. E io ho citato prima il numero di autolegame, che ha il rise e il twist. Quindi io identifico queste due variabili mute, che fino a quest'anno sono state mute, con un contributo geometrico, il rise e il twist, che però sommate danno un autolegame che è un invariante topologico. E questa sequenza scende monotonicamente. E scende monotonicamente con la complessità che diminuisce. C'è una relazione tra la complessità topologica, la misura della complessità topologica e, ma qui non è dimostrato,
una forma di energia. Io la direi un po' tutta, l'energia, ma quelli di Nature mi hanno detto no, se non lo puoi provare non metterlo neanche nell'abstract, lascialo nel testo. Allora nel testo ho semplicemente suggerito che ci può essere una relazione tra queste quantità. Badate, se per energia state con me e pensate a quella che vi ho detto piace molto a noi, cioè l'energia di curvatura e torsione, io ho un lavoro pubblicato con Chiara Oberti, che si vede molto bene che l'energia, chiamiamola elastica, cioè fatta da curvatura e torsione, per strutture toroidali di questo tipo, effettivamente decresce con il decrescere della complessità. Va bene, questo è recente, appunto, dell'anno scorso, ha avuto un grande interesse perché, ripeto, possiamo misurare la transizione topologica. A un certo punto mi arriva l'informazione che nel DNA, grazie all'azione degli enzimi, succede un processo a cascata, gli enzimi arrivano, snodano o annodano, praticamente identico, identico. Abbiamo questo nodo qui che va a questo, che va a questo, che va a questo, che va a questo. È un gruppo fortissimo che è in California, diretto da Mariel Vasquez, che è una studentessa, una matematica, una studentessa di Dewitt Summers, un gran topologo, un famoso topologo, e che adesso si è dedicata alla biologia, eccetera. E questo io la conoscevo, l'ho invitata, è stata a Pisa in occasione di un trimestre intensivo che abbiamo organizzato, quindi quando vengo a sapere di questa coincidenza rimango sbalordito, allora mando il mio lavoro a lei e scopro un argomento che immediatamente aveva anche interessato me, cioè questo passaggio da questo tipo di nodo a questo è necessariamente obbligato? Beh no, certamente non nel caso dei fluidi, di questi vortici, assolutamente no, è un caso, certo l'esperimento è stato rifatto e quella è una transizione che vedono essere quello che si dice generica, però non è obbligata. E se invece dal 2,5 andassimo a dei nodi, diciamo, di complessità diversi, ma sempre come risultato di una sola riconnessione? Allora noi vediamo che dal 2,5 si passa al 2,4, eccetera, eccetera, no? Quello che c'è il 2,6, si parte dal 2,6, 2,5, 2,4, questa è la sequenza riprodotta qua. E i numeri decrescono, come vengono ben rappresentati da questa sequenza. Se invece andassimo secondo percorsi diversi, ecco che ho usato optimal path, ma in che senso ottimo? Ma non lo so, dipende che cosa intendiamo. Il numero minimo di passaggi o per l'energia il passaggio più conveniente energetico? Non lo so. Qual è il passaggio ottimale? Ad esempio, se noi passassimo attraverso questa struttura, passiamo qui sotto attraverso altri tipi di nodo, quello che è interessante è che OMFLI-PT, questo polinomio che è un pochino più elaborato di Jones, in effetti identifica un passaggio alternativo, ma anche lungo questo passaggio il numero scende sempre progressivamente, come in effetti scende la topologia. Bene, mi fermo qui, vedete il quadratino nero, questa è la fine della lezione. Voglio solo dirvi che noi non possiamo metterci col computer o con simulazioni in laboratorio, men che meno, sono ambienti, bisogna svuotare il laboratorio, riempirlo con acqua nuova, fresca, a formare nodi più complessi in un modo che adesso magari vi faccio vedere. Quindi è difficile da fare, ma con gli enzimi si può fare. Con gli enzimi si possono simulare queste cose, perché in fondo la struttura è più materiale, più solida, e quindi si può immaginare di investigare complessità decrescenti di vario tipo. E quello che sta facendo Mariel e il suo gruppo, e la cosa incredibile è che stanno valutando molti percorsi alternativi possibili di cambi di topologia, e associano delle probabilità di passaggio in una direzione piuttosto che in un'altra. Ma questo mi rincuora, perché sappiamo che la turbolenza, che da qualche parte un po' è stata sopra nell'aria in tutti questi discorsi, è fatta da una teoria statistica, che si chiama teoria di Kolmogorov, dove in questa teoria manca l'informazione delle strutture.
però c'è quella dell'energia in relazione alla statistica. Bene, le informazioni di Mariel, non pubblicate in corso, diciamo, di produzione, sono che si può assegnare una probabilità lungo un percorso o l'altro, ad esempio questo piuttosto che questo, e si scopre che la probabilità più alta è nel passare, in questo caso qui, attraverso questa sequenza piuttosto che l'altra. Se con il crescere dell'informazione questo dovesse risultare, dobbiamo essere, facciamo scienza, no? Tutti, e quindi dobbiamo essere molto cauti, però se questo dovesse risultare un indicatore che ci permette di individuare processi di cascata favoriti, bene, OnFlyPT, che ci dà un'informazione numerica, diventerebbe molto utile. Allora è un po' il messaggio a chi fa ricerca e soprattutto chi studia la complessità con questo accesso formidabile che oramai hanno a enormi quantità di dati. Pensiamo alle strutture sociali, i network sociali, dove hanno soprattutto chiaro l'utente, i due utilizzatori, no? Chi spedisce l'email e chi la riceve, e questi reticoli potrebbero essere studiati da un punto di vista di ottimizzazione di messaggi, naturalmente nel bene o nel male. Ci fermiamo qui, questa è la fine della lezione 2. La prossima settimana parleremo un po' di questi codici che sono disponibili. Alcuni sono gratuiti, altri costano molto poco. Io ho accesso ad alcuni di questi. Vi faccio vedere un po' come generare dei codici e i polinomi che sono oramai codificati per un numero di incroci altissimo, quindi topologie molto raffinate, ben più di quanto la natura possa forse immaginarsi. Grazie. Ah, il video, giusto. Allora, il video ha solo un piccolo problema, e cioè che dovremmo proprio forse spegnere la luce più che si può. È l'unico... Sì, questo è un video, grazie del suggerimento, perché ho molto piacere di far vedere questo video. Allora, questo è un video che voi trovate su YouTube, non so quale canale, ma insomma, se voi digitate Vortex Knot, nodo vorticoso, o Trefoil Vortex Knot Production, trovate subito questo video. Allora, l'idea di questo video, allora, vi ho fatto la battuta che Kelvin cercava di sparare con Tate, proprio letteralmente, in aula, davanti agli studenti, un anello di fumo con un altro anello, tra l'altro molto, molto carino, divertente leggere come realizzare degli anelli di fumo molto ben visibili. Noi diremmo, bah, cavolo, forse mettevano delle sostanze chimiche, altro che. Kelvin avvertiva tutti di star molto lontani, perché mettevano evidentemente delle sostanze che producevano una sostanza molto molto bianca e quindi visibile. E li sparavano contro la parete, uno contro l'altro. Insomma, nessun successo. Questa è l'idea, e anch'io ho scritto qualcosetta a proposito, speculando di come potevano... Io ricordo che William, quando ha presentato questo lavoro al Newton Institute a Cambridge, ha citato il fatto: ah, Renzo ha suggerito questi modi, ma sono tutti falliti. E quindi ho piacere di avvertirvi e di, come dire, essere sospettosi di quello che vi dico. In ogni caso, l'idea di William, è anche bello capire sempre un po' la storia delle idee. William è un pilota d'aereo. E uno di quelli è un ragazzo di 30 anni, 35 anni, è un ragazzo di quelli che piglia l'aereo in America, sapete, è molto più facile che da noi, si guida a un'età anche prima che da noi. Insomma, piglia questo aereo e va in giro. E insomma, io, dato che ci tengo alla mia pelle, mi ha invitato un po' di volte, poi conoscendo i giovani come sono, dico, ma no, che magari ti viene in mente di fare qualche acrobazia strana. Lui fa, sì, ma sai, è molto bello sulla città di Los Angeles. Beh, insomma, falle da solo. Ma il fatto che sia un pilota d'aereo, è appassionato di aeronautica, di aerodinamica, e a un certo punto ha avuto l'idea di generare, dato che quando si vola, voi avrete notato che ci sono, soprattutto quando si passa in
in zone molto umide, c'è la formazione di vortici che si staccano dall'estremità dell'ala e sono ben visibili grazie appunto al vapore, alla condensazione che si crea. Bene, questi vortici si chiamano vortici di scia o vortice d'ala, di estremità d'ala, eccetera. Bene, lì gli è venuto in mente di creare un profilo aerodinamico. Che, quindi immaginate che questa struttura sia fatta con una stampante tridimensionale che stampa un profilo d'aereo, e questo profilo d'aereo è come se fosse fatto su questo nastrino, quindi immaginate di tagliarlo a metà e di leggerci un profilo d'aereo, aeronautico. Ma questo nastrino, appunto, è un po' cicciotto, è poi chiuso su se stesso a formare un nodo trifoglio. Voi capite? Vuol produrre il nodo trifoglio, fa un nastrino tridimensionale a nodo trifoglio. Va da sé che se vuol produrre un nodo a 5 incroci, farà un nastrino più complesso. Ed è ciò che sta facendo. A un laboratorio stanno producendo forme tridimensionali di nodi, legami, uno zoo incredibile di cose. Bene, vediamo il risultato di questa struttura. Bene, questa struttura è rigida e viene, qui è tutto pieno d'acqua. Ripeto, ciò che vediamo è un'immagine, ma è un esperimento vero e proprio, in acqua. E questa struttura viene tirata verso il basso d'impeto. Quindi c'è una quantità di moto che viene generato e il risultato è il vortice. Il vortice che si stacca, diciamo così, dall'estremità di questa struttura tridimensionale. Il vortice eredita la topologia, ma anche la geometria in quel caso, della parte estrema di questo, chiamiamolo, profilo a trifoglio, e quindi eredita, diventa esso stesso un piccolo filamento a trifoglio. Ecco, il video lo possiamo adesso lanciare e se volete lo faccio rivedere un po' di volte. Questo è in acqua, è stato filmato, c'è un'analisi, una post-analisi fatta al computer, è un'attrezzatura incredibile, tutto fatto con vari sistemi, al laser, eccetera. Qui c'è una riconnessione, c'è la transizione topologica, una delle transizioni che vi avevo detto, un'ulteriore riconnessione, i due anelli sono quasi distinti e poi dissipazione completa. Ecco, vi faccio rivedere. Allora, vedete, c'è una prima fase, bam, viene prodotto subito il trifoglio evolve. A un certo punto, voi vedete che l'analisi in tutte e tre le direzioni stabilisce che è effettivamente un filamento a trifoglio. Poi riparte l'immagine e a un certo punto, zac, qui, voi dovete vedere qui, a un certo punto si manifesta una riconnessione. Eccola. Voi vedete proprio qui, sostanzialmente, c'è una riconnessione, bisogna fare un'analisi. Tenete conto che questa linea, diciamo, biancastra, viene tutta poi analizzata in un post-processing da un computer e viene tutto tenuto conto, cioè viene tenuto conto di quanto disturbo ci sia, ci sono delle propagazioni d'onde che partono immediatamente grazie alla riconnessione, sono propagazioni che chi si interessa di teoria dei campi eccetera in certo modo conosce bene, alcune sono ben note, si chiamano onde di instabilità di Kelvin, in altri casi nei campi magnetici altrettanto. Queste onde di instabilità sono un riaggiustamento dell'eventuale torsione interna. Qui ci sono strutture che si richiudono a due anelli separati e poi dissipano. Ecco, questo è il lavoro di William Irvine, va avanti. Questo qui è stato pubblicato in un lavoro della Proceedings National Academy of Sciences americana e seguita da un lavoro successivo. Adesso stanno cercando di produrre l'evoluzione di 250 circa strutture vorticose di varia complessità. Qui il problema è
le riconnessioni, il cambio di topologia, come dissipa la struttura, quanto rapidamente dissipa in relazione alla complessità topologica e via, 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 questi discorsi. Quindi c'è probabilmente molto lavoro per tanto tempo e per tanta gente. Questo è quanto. Ripeto, questi video più di questo, perché poi ovviamente tutta la tecnologia. Allora hanno prodotto un video che si vede con gli occhiali per le tre dimensioni meglio, eccetera. Quindi questi video sono tutti disponibili su YouTube. Cercherò di organizzare, intendo alla fine di questo mini corso, poi anche sempre sul PDF, alla fine avere una piccola scelta di referenze bibliografiche, eccetera. Se mi ricordo avrete anche gli indirizzi di questi video, se non ricordo semplicemente prendetene nota e poi li cercate, sono facili da trovare. E quanto, basta. Se non ci sono altre domande, allora ci aggiorniamo. D'accordo. Venerdì prossimo. Allora, prossimo voglio momento. Informarvi però che è disponibile sul sito e anche su YouTube il filmato della lezione di ieri.